Buonasera, prego segretario, faccia l'appello. Biasi Franco, di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, Laporta Massimo, Verrone Gianluigi, Di Nardo Eleodoro, Bufano Bruno, Framondino Luigi, Framondino, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Abate Agostino, Pesca Mario, Pesca Mario, Pesca Adamo Coppola, Assessori Sando Susso, Modali Passi, Benevento e D'Arienzo. La seduta è valida. Chiedo al Consiglio un minuto di raccoglimento. Qualche ora fa, ieri sera precisamente, nel comune di Castellabate si è verificato un immane tragico incidente stradale. Ha perso la vita un ragazzo che frequentava il liceo Gatto di Agropoli, alunno del consigliere Marciano, Gorga Tommaso. A nome della città di Agropoli e dell'intera assise comunale, porgo le sentite condoglianze alla famiglia. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, se no passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, Di Biasi, Di Nardo, Russo. Il Consiglio approva. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020. Relaziona l'assessore Modali Passi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Presidente, ho lasciato, ho preparato una relazione, ho lasciato una copia da integrare agli atti, ho lasciato una copia al segretario per quanto riguarda questo argomento che è comune anche agli altri argomenti dell'ordine del giorno. Sindaco e gentili consiglieri comunali, care concittadine e cari concittadini presenti in aula e che ci seguono dalla TV, le sessioni di bilancio, sia di consuntivo che di preventivo, hanno sempre avuto una notevolissima importanza nella vita amministrativa della città. Infatti, il rendiconto di gestione e il bilancio di previsione del comune sono documenti che rappresentano un grande valore, perché rappresentano le risorse finanziarie che l'ente ha avuto o ha a disposizione, indica da dove sono pervenute o da dove provengono e come le risorse e come l'amministrazione comunale ha deciso o decide di impiegare per il bene della comunità. Quella di questa giornata lo è ancora di più, non soltanto perché si tiene di domenica, non soltanto perché il Consiglio Comunale dell'ente è stato diffidato da parte del prefetto affinché provvedesse all'approvazione di tali importanti documenti, non soltanto perché raramente è capitato che nella stessa sessione si portasse all'ordine del giorno sia l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente che il bilancio di previsione per l'anno in corso e per il relativo triennio di competenza, ma soprattutto perché la sessione odierna è l'occasione che permette a questa amministrazione e in particolar modo a questo assessorato di rappresentare a tutti il fatto che si è riusciti a ottenere un risultato di gestione contabile che tranquillamente si può definire straordinario, tenuto conto delle varie criticità e difficoltà dalle quali si è partiti, delle criticità e difficoltà che si sono successivamente manifestate e aggiunte a quelle iniziali e che hanno accompagnato l'operato di questi anni.
e da ultimo l'epocale emergenza sociosanitaria ed economica susseguente all'insorgere e diffusione della pandemia Covid-19 e che si vogliono brevemente rappresentare e sulle quali, sono certo, il Sindaco avrà modo di argomentare una puntuale ed esauriente analisi politica. Innanzitutto mi corre l'obbligo di pensare che quando parlo di criticità e difficoltà delle quali si è partiti, a differenza di chi anche in buona fede possa eventualmente pensare che il sottoscritto utilizzi questi termini in modo polemico nei confronti di una situazione ereditata dalla precedente amministrazione, si intende semplicemente effettuare una puntualizzazione che serva maggiormente a spiegare e far capire lo stato dei fatti. In effetti, e penso che le attività che questo assessorato ha posto in essere ne siano la più cara espressione e testimonianza, il sottoscritto e il gruppo politico del quale lo stesso espressione ha da subito sposato la causa e con consapevolezza, impegno, coerenza e lealtà nei confronti del programma politico sottoscritto ha cercato di agire sempre con atti che risolvessero o almeno attenuassero gli effetti negativi di tali criticità e difficoltà. L'analisi delle criticità e difficoltà dello stato di salute della finanza comunale dalla quale si è partiti non può prescindere da una pur sommaria valutazione delle profonde trasformazioni intervenute nell'ultimo decennio. Prima fra tutte la riforma della contabilità pubblica, le continue modifiche dei regimi fiscali e ordinamentali, la parziale e penalizzante attuazione della legge sul federalismo fiscale, il mantenimento di vincoli su spese e assunzioni di personale. Sono tutti elementi che hanno costituito cambiamenti strutturali e nel complesso un punto di svolta che, non adeguatamente governato, sta ora producendo un aggravamento dei rischi finanziari e delle condizioni di fragilità che caratterizzano un ampio numero di enti locali, parte dei quali in crisi finanziaria conclamata. Tutto ciò in un contesto di progressiva e sproporzionata riduzione delle risorse statali destinate agli enti locali, per lo più sperequate tra le varie zone della nazione, in particolar modo per quanto riguarda i LEP, ossia i livelli essenziali di prestazione, che ha purtroppo contribuito ulteriormente ad aggravare la debolezza del tessuto socio-economico territoriale in quelle realtà dove lo stesso era già fragile, applicando ai trasferimenti pubblici l'ottusa logica della spesa storica. Chi ha speso 100 in termini di asili nido, assistenza agli anziani, sostegno ai disabili riceve 100, chi ha speso 0 riceve 0. Un altro esempio è dato dai trasferimenti erariali avvenuti nel 2020 per il Covid tra regioni del nord e del centro-sud, dove i dati di riparto in termini percentuali evidenziano una concentrazione delle risorse a favore degli enti situati nelle regioni del nord, che raccolgono il 53% delle risorse, mentre il dato delle regioni del sud e le isole si forma al 26% e l'altro 21% è andato alle regioni del centro. Nonostante la popolazione residente si distribuisce per il 46%, oltre il 46% nell'Italia settentrionale, per il 34% nel sud e per il restante 20% in quella centrale. Tenuto conto di queste doverose precisazioni, consapevole che tra di noi ci potrà essere chi giustamente potrà affermare che molte di queste criticità e difficoltà sono uguali per tutti i comuni italiani, cerco di analizzare e precisare che nel caso del comune di Agropoli queste criticità e difficoltà hanno un impatto maggiormente negativo per gli anni successivi, sicuramente in misura più dirimente che in altri comuni. Infatti, a parità di risorse rigide della spesa, di spesa di personali, di mutui, a parità di risorse, l'ente si trova in situazione di rigidità della spesa, di personale, di mutui, di società, di pubblica amministrazione e si deve aggiungere la dinamicità del fondo crediti di dubbia esigibilità, che passa da circa euro 12.700.000 dell'anno 2017 ad euro a oltre euro 41 milioni nell'anno 2020. Innanzitutto mi corre l'obbligo di precisare che quando parlo di criticità, accanto alle sopra richiamate specificate criticità e difficoltà iniziali, è doveroso ricordare che questa amministrazione, fosse come nessuna mai, così come anche l'intera macchina amministrativa e gestione dell'ente, ha operato per buona parte del proprio mandato sotto l'influsso negativo di alcuni eventi estremi che hanno enormemente influito e fortemente rallentato l'azione politico-amministrativa della stessa. Ricordo a tutti che nel mese di maggio 2019 sono iniziate le indagini per acquisizione da parte della DIA, alle quali si sono succedute nei mesi e anni successivi indagini ministeriali e controlli da parte della Corte dei Conti,
attività tutte che senza ombra di dubbio hanno influito sulla qualità e sulla velocità di alcune azioni e atti amministrativi. Inoltre, quello che in precedenza ho definito l'epocale emergenza sociosanitaria ed economica, susseguente all'insorgere e diffusione della pandemia Covid-19, alle quali gli sforzi dell'intera amministrazione, sindaco in testa, e dell'intera macchina amministrativa, accompagnata dall'eccezionale impegno e dalle azioni di solidarietà di tante associazioni di volontariati e di tutti i cittadini, hanno saputo dare e mettere in campo, meglio che in altre località, delle efficienti ed adeguate risposte ed azioni di contrasto. Da ultimo, ma non per questo meno importante, la sentenza della Corte Costituzionale numero 80/2021, la quale è intervenuta nuovamente sui risvolti finanziari, ossia sulla modalità di ripiano e di appostamento in bilancio delle anticipazioni di liquidità a suo tempo erogato agli enti locali per facilitare il pagamento di debiti commerciali pregressi, stabilendo il recupero di tali somme non più in 30 anni, ma nella misura totale nel corso del corrente bilancio. Ricordo che parliamo di una cifra pari a circa 9.200.000 euro. Solo a fine luglio 2021, con l'approvazione definitiva del cosiddetto decreto sostegni bis, il legislatore ha parzialmente attenuato gli effetti di tale sentenza, stabilendo il riparto in 10 annualità ed attribuendo al Comune di Acopoli un contributo di circa euro 2.200.000 euro. Arriva alle conclusioni ripetendo che i risultati che si è riusciti ad ottenere ed a definirsi, come affermato in precedenza, straordinario, tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato. Non era assolutamente scontato. Confesso che per alcuni periodi di quest'anno si è ragionati e si era pronti a mettere in campo azioni difficili, coraggiose, che possono sembrare negative, destabilizzanti, quali il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Ma su questo punto lo stesso si era tranquilli, convinti che si aveva fatto il massimo sforzo per evitare tale soluzione. A riguardo è importante ricordare come la stessa Corte Costituzionale abbia recentemente individuato, con la propria sentenza numero 115/2020, che tra le cause delle situazioni di crisi finanziaria degli enti locali vi sia, come innanzi ricordato, piuttosto che episodi di cattiva gestione finanziaria, anche la debolezza del tessuto socio-economico territoriale, ovvero la scarsa dotazione di risorse. Di questo risultato ottenuto mi preme ringraziare tutti gli uffici, in particolar modo l'ufficio finanziario, e ringrazio anche il Collegio dei Revisori dei Conti per la preziosa collaborazione e per le proposte e i suggerimenti dati. Pertanto, invito tutti voi consiglieri ad approvare i documenti contabili che oggi vengono portati alla vostra attenzione, con ferma convinzione per i risultati ottenuti e con la consapevolezza che gli stessi hanno posato le fondamenta necessarie per una futura gestione del bilancio dell'ente con maggiore tranquillità, anche e soprattutto in considerazione di un'efficace gestione delle risorse che il PNRR metterà a disposizione per il nostro comune. Tanto si doveva. Lascio questa dichiarazione, rimango a disposizione di tutti per eventuali chiarimenti. Ci sono interventi? Prego, Sindaco. Allora, un saluto a tutti voi, grazie consiglieri, assessori, Presidente del Consiglio e coloro che sono venuti qua ad ascoltarci oggi di domenica. Devo confessare che, come diceva prima l'assessore Mutalipassi, è un giorno diverso dagli altri, è un Consiglio Comunale diverso dagli altri, perché oggi con l'approvazione in questa sessione di bilancio, prima del consuntivo e poi del preventivo, finalmente lasciamo alle nostre spalle un momento difficile che abbiamo vissuto in questi anni. Una pagina molto complicata per noi, perché la pubblica amministrazione, l'amministrazione in generale, è fluida quando le casse sono piene, quando è possibile impegnare a go-go senza problemi, ma diventa complicata quando le casse sono vuote e quando è difficile avere degli spazi finanziari da impegnare per ciò che è necessario fare. E queste possono sembrare, come dire, parole in qualche modo, come dice, ma tu proprio tu lo dici, questo è accaduto, sì, lo dico,
E ora spiegherò perché sto dicendo questo e perché per me è un giorno importante, diverso dagli altri, un giorno in cui si può riprendere un cammino diverso rispetto al passato. Dobbiamo fare un passo indietro. Torniamo all'anno 2017, approvazione del primo bilancio di previsione. Nel 2016 era stato per la prima volta decretato l'obbligo ai comuni di cambiare le regole della contabilità. Avete sentito certamente parlare tante volte di armonizzazione contabile e spesso ne abbiamo parlato anche noi, però senza scendere bene del dettaglio e senza spiegare bene cosa ha significato per noi questo cambio di contabilità. È chiaro, una spiegazione molto semplice, cosa è successo, quali sono stati i due grandi cambiamenti. Il primo grande cambiamento è che le entrate rispetto a così come erano immaginate prima sono cambiate le regole per calcolare i soldi che noi mettiamo dentro il bilancio in entrata. Perché? Perché il calcolo non si faceva più sull'intero ruolo, ma si faceva sulla media degli incassi dei ruoli precedenti. Significava sostanzialmente che se io avevo 10 come possibile entrata, all'improvviso ho avuto per l'IMU per esempio 8, per la TARI per esempio 6, quindi improvvisamente c'è stata una contrazione, un crollo delle entrate per effetto delle nuove norme contabili. Eh sì, perché i ministeri hanno detto dobbiamo controllare i comuni, diversamente di quello che poi hanno fatto per loro stesso, cioè come a dire controlliamo bene una parte di Stato, i comuni, poi vediamo per quel che riguarda il resto. Quel che riguarda il resto è tutto rimasto uguale. Quel che riguarda i comuni invece è stata una grande stretta e forse tutto sommato si è fatto anche bene, perché probabilmente era necessario rivedere l'impostazione dei bilanci, ma così all'improvviso, senza una programmazione, hanno messo i comuni in difficoltà, e tanto è vero che poi, come vedremo, sono dovuto correre ai ripari stesso loro rispetto a delle scelte forzate, forzose, che hanno messo in difficoltà gli enti. Quindi, cosa è successo? È successo che nel 2017, il primo anno di gestione della nostra amministrazione, ci siamo trovati con un crollo delle entrate e quindi con una fortissima contrazione delle spese. Ma che cosa vuol dire questo? Cerchiamo di spiegarlo in termini, diciamo così, numerici. Significa che da un anno all'altro abbiamo avuto la possibilità di avere come entrate circa 2.300.000-2.400.000 in meno all'anno. Stiamo parlando che noi all'improvviso siamo stati costretti a dover ridurre le spese di 200.000 euro al mese. Cioè immaginate, da un anno all'altro, una gestione di un ente che si trova a dover, per effetto del cambio di contabilità, a dover avere come disponibilità 200.000 euro in meno al mese. E tanto è più grande questo numero se lo si paragona a quello che è la spesa, definiamo così, mobile dell'ente, e mi spiego meglio. Come in una famiglia, io ho un'entrata, uno stipendio di 2.000 euro al mese, devo pagare magari 1.000 euro di mutuo, devo pagare 300 euro, che ne so, per comprare la roba da mangiare, 200 euro per la macchina, arrivo a 1.500 euro al mese, quindi io di fatto per gestire la programmazione della mia famiglia mi rimangono 500 euro, perché il resto come se non le avessi, no? Questa è la spesa mobile, 500 euro al mese, che faccio con quei 500 euro? Programmo se posso aggiustare una finestra, programma se vogliono fare una vacanza, cioè quello che sostanzialmente è la spesa libera che l'ente ha. E quei 2.300.000-2.400.000 rappresentano proprio quella spesa libera, cioè a dire tutte le altre somme di bilancio, per arrivare a 18 milioni, mi pare che la spesa corrente annua a cui siamo arrivati, gli altri 16 milioni servivano a coprire proprio le spese fisse. La spesa variabile era quella lì che noi dovevamo rinunciare, quindi all'improvviso siamo trovati senza la possibilità di gestire un incremento, un miglioramento di manutenzione, implementare alcuni servizi, organizzare eventi. Ci siamo trovati all'improvviso con un crollo di spesa enorme che ci impediva, insomma, di in qualche modo avere una gestione facile, una gestione che venisse incontro a tutte le richieste della città. Questo poteva significare
una paralisi per l'amministrazione. Non è successo a noi. Non è successo a noi perché? Perché noi venivamo da 10 anni di gestione, perché sapevamo bene come funzionava la macchina comunale, come funzionava tutto il meccanismo amministrativo, e quindi abbiamo saputo fare di necessità virtù, abbiamo saputo proprio sulla base di questa grande esperienza riuscire a portare avanti l'ente, sì certo con qualche servizio in meno, ma sostanzialmente non è che c'è stata una grande differenza, a fronte invece di una grande differenza finanziaria, siamo riusciti a portarla avanti perché ci abbiamo creduto, perché sapevamo cosa fare, dove agire, come muoverci, e tutto questo ci ha portato quindi in una condizione per poter reggere a questo urto enorme che abbiamo avuto. Naturalmente 2004 non sarebbero state sostenibili complessivamente, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso anche di, per riequilibrare questo sbilancio così enorme, abbiamo fatto due azioni. Una, abbiamo ridotto all'osso le spese. Abbiamo tagliato per circa 1,5 milioni di euro all'anno tutte le spese che potevano essere tagliate, anche in parte la manutenzione, solo le cose essenziali sono rimaste, è chiaro. Dall'altra parte abbiamo forzato un pochettino sulle entrate. Cosa abbiamo forzato? Abbiamo incrementato le aree di sosta a pagamento, abbiamo messo la tassa di soggiorno, e non ci dobbiamo vergognare di dirle queste certe cose. È chiaro, io ho messo il parcheggio Landolfi a pagamento, che era libero, mica è una scelta che derivava dalla mia volontà di avere di più, era una scelta che derivava dalla necessità obbligata di riequilibrare questo cambio di contabilità che mi portava in una condizione di difficoltà, e quindi a malincuore abbiamo fatto quella scelta, ma l'abbiamo fatta nella consapevolezza che questo periodo difficile pure dovesse passare. Infatti stiamo programmando di riportarlo gratis il campo Landolfi. Perché? Perché c'è stato un momento difficile, ora lo abbiamo superato e quindi possiamo tornare alla normalità. E questi sacrifici li abbiamo fatti gravare pochissimo sui cittadini, perché non ci sono stati aumenti nei tributi standard. Abbiamo sì aumentato la sosta, abbiamo messo la tassa di soggiorno, che sono cose che tasse che venivano, diciamo, passate ai turisti, ma non si poteva fare diversamente. E abbiamo superato questo momento di difficoltà, questo momento così difficile. Ed è stato un momento complicato, perché vedete, quando si devono dire tanti no, non è bello per un amministratore. E io spesso ho visto negli occhi dei miei assessori, della giunta, dei consiglieri comunali, della macchina amministrativa, anche momenti di sconforto. Perché alcuni progetti, alcune idee che noi avevamo in animo di fare, non si sono potuti fare. Perché il momento era difficile, dovevamo badare alla sostanza, dovevamo badare alla sostenibilità, alla necessità di arrivare a un momento perché questo periodo passasse, abbiamo resistito tutti. E i momenti di sconforto, come no, ci hanno portato anche, come dire, a discutere tra noi, addirittura a litigare. È una cosa che è successo. Ma ora che questo momento così difficile è passato, dico ai miei assessori, dico ai miei consiglieri, buttiamoci alle spalle questo momento difficile. Ora possiamo ricominciare un percorso diverso, un percorso virtuoso, un percorso che ci consentirà di ripartire con nuovo entusiasmo. Perché se questo è accaduto, se noi siamo riusciti a superare questo momento difficile, è grazie ai sacrifici di tutti. Ai sacrifici degli assessori, ai sacrifici dei consiglieri, ai sacrifici della macchina amministrativa che ha dovuto inventarsi anche soluzioni al limite per poter mandare avanti l'ente con questa difficoltà enorme in termini di squilibri finanziari. E quindi è stato un lavoro eccellente, io mi complimento con voi, mi complimento con la macchina comunale, bravi. Noi in questi mesi, in questi anni abbiamo ricevuto qualche critica, forse probabilmente secondo me non meritata. Abbiamo saputo resistere anche alla critica, perché sapevamo che c'era un obiettivo finale, quello di mettere a posto i conti una volta e per tutti, e oggi ci siamo riusciti. Per questo vi voglio ringraziare e voglio dirvi che per me è stato difficile e oggi anche un po' emozionante raccontarvi queste cose, perché ci sono stati momenti in cui mi sono sentito anche solo. Perché io sapevo che le difficoltà c'erano, sapevo che c'era voglia di fare di più, ma non si poteva,
ma sapevo pure che bisognava mantenere la barra dritta, che bisognava andare avanti, perché poi dopo la tempesta tornava il sereno e oggi, da oggi, comincerà a tornare il sereno. E per questo motivo oggi sono felice. Dovevamo andare avanti, dicevo prima. Oggi chiudiamo il bilancio di previsione con 7 milioni di euro di passivo, che nel bilancio consuntivo lo andiamo ad azzerare. E chiudiamo finalmente questa vicenda tremenda che ci consentirà oggi e per il futuro, insomma, di agire diversamente. Cioè, il bilancio consuntivo chiudiamo con 7 milioni e quindi il preventivo lo andiamo a mettere a posto. E vi sembrerà strano, si stanno incolonnando tanti elementi positivi. Questo, diciamo, del ritrovato equilibrio di bilancio. Anche la questione che abbiamo sempre detto, il dramma della cassa, anche quello finalmente si sta risolvendo, perché grazie ai fondi che abbiamo ricevuto per 4.800.000 euro il fondo Covid, 2.200.000 euro il fondo FAL e l'invio di qui a poco di circa 9 milioni di euro di verbale del codice della strada dell'autovelox vecchi, noi avremo finalmente la possibilità di avere una cassa attiva. Cioè al 31-12 chiuderemo per la prima volta dopo tanti anni con una positività, quindi saremo finalmente nelle condizioni di pagare rapidamente i nostri fornitori, come abbiamo potuto fare, senza colpo ferire. Ma questo è un elemento, voi direte, temporaneo, perché mo sono arrivati i saldi. No, diventerà strutturale, perché finalmente abbiamo una società di recupero crediti che comincerà a operare, che quindi comincerà a lavorare per una regolarità delle entrate stesse. E quindi, saltato il fosso, avremo quindi un periodo in cui non avremo più il problema della cassa, che è stato un problema che è drammatico, di cui ci siamo sempre lamentati. E ancora di più vi dico che tutto questo equilibrio che abbiamo ritrovato non c'è nel bilancio né l'autovelox e né gli oneri di urbanizzazione. Chi conosce la pubblica amministrazione sa che sono delle entrate una tanto, che comunque aiutano a camminare, a mandare avanti la baracca. E noi nel bilancio di quest'anno non c'è più l'entrata dell'autovelox, è stata consumata, cioè in termini di cassa, in termini di bilancio non c'è più. Non abbiamo potuto mettere quasi niente in termini di oneri di urbanizzazione in entrata perché si è fermato, ci auguriamo che con il lavoro che faremo con il PUC si riattiverà questo meccanismo, ma abbiamo anche neutralizzato le entrate una tantum, quindi vuol dire che il bilancio non è in equilibrio perché abbiamo delle spinte temporanee dovute a entrate temporanee, è in equilibrio in maniera definitiva perché non ci sono neanche queste entrate qua. Che quindi se ricominceranno in qualche modo a entrare, se per esempio riusciremo a mettere in modo bene il PUC come ci auguriamo presto, queste entrate implementeranno ancora di più il nostro bilancio, portandoci una via finalmente diversa, virtuosa, che non abbiamo potuto vivere in questi anni. Ecco perché sono contento, ecco perché sono felice. È un dato soltanto deve, diciamo, farvi riflettere su quanto le mie parole non sono così lanciate in aria e che cadono nel vuoto. E l'analisi dei residui, 57 milioni di residui attivi, 19 milioni di residui passivi. I residui attivi sono le entrate che ancora dobbiamo avere, i soldi che ci devono ancora dare, i residui passivi è quello che dobbiamo pagare. Tolto un circa 6-7 milioni di euro di partite di giro, che diciamo non hanno il loro senso, che sono soldi che magari ci dà la regione per pagare una ditta. Togliamole quelli là. Se vogliamo fare un conteggio pratico, abbiamo circa 50 milioni da incassare e 12 milioni di pagare. Cioè noi abbiamo in questo momento 38 milioni di euro di attivo. E cioè significa che se la società di revisione, la società di riscossione comincia a lavorare e fa un lavoro, non dico incassa il 50%, non dico tutto, perché voglio dire un'aspettativa enorme, ma pure se incassasse il 50%, di quei 38 milioni, 50 meno 12, 38, vuol dire che io avrò 38 diviso 2, 19. Cioè io mi troverò all'improvviso con una possibilità di attivo di 19 milioni di euro. Questo è quello che dice il bilancio. Quindi abbiamo superato questo momento di difficoltà, l'abbiamo superato tutto insieme, è stato difficile, voglio neanche ricordare, Roberto prima citava delle serate particolari in cui eravamo rimasti in comune
perché eravamo preoccupati di non riuscirlo a superare. Io ho detto: non ti preoccupare, che poi le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare che i sacrifici che abbiamo fatto prima o poi, come dire, arriveranno al termine. Per la verità, nella programmazione che avevo fatto io, questo rientro che immaginavo doveva durare 3 anni, ci abbiamo messo 4 anni per realizzarlo, perché noi sapevamo che c'era questa, il cambio di contabilità ci aveva portato a queste difficoltà, però neanche sapevamo che fosse, sarebbe arrivato il Covid, non sapevamo altre cose che si erano successe, quindi speravamo di farlo in 2 anni, l'abbiamo fatto in 4 anni, ma significa per noi un grande passo in avanti che ci dà, come dire, finalmente delle prospettive diverse rispetto al passato, e che mi sento di dire alla maggioranza, al Consiglio Comunale, a tutti, perché poi alla fine maggioranza e opposizione, ognuno ha collaborato perché questo percorso diventasse virtuoso, quindi ringrazio naturalmente anche i consiglieri di opposizione che con il loro stimolo, insomma, comunque ci hanno spinto ancora di più ad andare avanti. Ora abbiamo una situazione finalmente normalizzata. Mi consentirete un'osservazione finale rispetto a tutto questo, poi, come dire, i malpensanti potranno dire: allora c'erano i debiti, l'amministrazione Alfieri ha lasciato i debiti all'amministrazione Coppola, eccetera. Io ho spiegato naturalmente che tutto questo derivava non certamente da una questione di debiti accumulati, ma a una questione, come ho detto, di cambio di contabilità. E quindi la battuta facile, insomma, credo che ampiamente ho spiegato che non si tratta di debiti lasciati dal passato. Si tratta, come ho spiegato, insomma, di una situazione contabile diversa che è venuta proprio a cavallo tra le due amministrazioni, 2016 e 2017. Quindi qualcuno può aver pensato anche questo, ma noi l'abbiamo sbentito. Certamente qualcuno mi potrà dire: e vabbè, però in altri comuni non c'è stato questo effetto così devastante come Agropoli. È vero, è vero. In altri comuni dove si camminava piano, molto piano, non c'è stato questo evidente effetto, ma dato che con l'amministrazione Alfieri abbiamo camminato veloce, penso che abbiamo camminato veloce perché era necessario recuperare il tempo perduto. È chiaro che la differenza si è notata. La frenata che è stata data a causa, ripeto ancora una volta, non per debiti da parare o da ripianare, ma per cambi di contabilità, dove giustamente l'amministrazione Alfieri, quando si faceva il bilancio, io ero assessore, se io avevo la possibilità di impegnare 10 su 10, ne impegnavo 10, perché la legge me lo consentiva, io impegnavo tutta la cifra, proprio perché avevamo il tempo, che è la risorsa più importante, non la potevamo sprecare, quindi abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare nei tempi e nelle modalità più rapide possibile. Quindi è chiaro che quell'amministrazione ha viaggiato veloce ed ha lasciato alla città, credo, qualche cosa che è stato giudicata positivamente dai cittadini, con una votazione al 90% e poi con la mia elezione al 75%, penso chiaramente su risultati positivi. Ci siamo trovati noi in un momento difficile proprio a causa di questo cambio di contabilità, ma non è che erano debiti, era un'amministrazione che camminava veloce, che ha rallentato, e quindi si è notata la differenza. Quindi non dobbiamo dare colpe ad altri se non a un momento difficile che hanno avuto tutti quanti i comuni d'Italia. Io mi sono trovato, vi sembrerà strano, a una manifestazione avuta a Salerno, dove il sindaco Napoli rappresentava cose molto simili a quello che abbiamo detto noi oggi. Mi sono trovato anche in altri comuni dove si vota, e diciamo, le amministrazioni uscenti tutte quante hanno lamentato e hanno raccontato una cosa non diversa da quello che abbiamo vissuto noi, perché poi alla fine le storie, sembra che non sia così, ma poi le storie, diciamo, delle, in maniera diversa, con accenti diversi, ma sono sempre le stesse, perché le regole poi cambiano per tutti, non cambiano solo per noi. E quindi rispetto a questo mi auguro di chiudere definitivamente questa storia, queste polemiche, e veramente chiedo a ognuno di voi, insomma, di rimboccarsi le mani, perché abbiamo un futuro, abbiamo ancora tempo, e lo racconteremo quando andremo ad approvare il bilancio di previsione, abbiamo ancora tempo per fare tante cose e abbiamo ancora possibilità finalmente di dare quel segnale che la città si aspetta, una volta che abbiamo superato questo momento così difficile. Grazie sindaco, ci sono interventi, prego consigliere Botticchio. Buonasera a tutti. Un consiglio comunale, come diceva il sindaco, particolare, perché a parte che ci siamo tutti, uno dei consigli comunali che manca quasi nessuno. Ringrazio il presidente per l'attenzione che ci ha fatto trovare la cartellina con l'ordine del giorno.
hanno fatto un racconto molto accurato, molto, anzi mi ha commosso pure, perché anche la minoranza è stata ringraziata di aver collaborato. Ovviamente la minoranza fa quello che può, sta attenta nelle sue possibilità, perché non è facile fare la minoranza nel Cilento, nei paesi del Cilento, non è mica facile. Io ho preparato delle carte, perché ci siamo studiati io e il mio consulente il rendiconto di gestione 2020, dopo io lo darò al segretario comunale, quindi lo metteremo agli atti. Allora, racconto molto accurato, dice: abbiamo superato, è colpa della gestione, di questo cambio di gestione. Se il paese è rimasto privo di servizi, se è una città che non funziona più, lo dobbiamo al cambio di gestione. Quindi il sindaco ha dato la sua spiegazione, l'assessore Mutalipassi dice: ma i conti stanno a posto, ci stiamo organizzando, il rendiconto può essere approvato, abbiamo dei residui attivi, che non è poco quello che ci sta. Io qualcosa ve la volevo leggere. I revisori dicono, io parlo adesso per conto di quello che dicono i revisori, perché non è che è tutto bello quello che si racconta. In sostanza il collegio ha detto: vi diamo il giudizio positivo sui numeri che avete presentato per l'anno 2020. Vi diamo ovviamente sui numeri che voi date, no? Perché sono sempre numeri. C'è sempre le magie di maghi qua dentro, no? E i numeri poi alla fine quadrano. Quindi dei numeri che voi esponete. Restano i rilievi sollevati e la riserva sulla mancata salvaguardia del 2020. Quindi giudizio positivo sospeso. Per me i revisori non ve lo danno il giudizio positivo. Vediamo nei dettagli i rilievi. Scusi Presidente, quanti minuti ho io? Cioè, ok, no, un po', dico, non 10 po- minuti, tranquillo. 10 minuti sono pochi, vabbè, su 5 pagine vedo un po' di... Vabbè, leggo quello più... Persiste l'assenza di controlli interni in un abbraccio condiviso tra politica e funzione pubblica. Io quando facevo l'ispettore alle vendite, mi dicevano, quando presi ebbi il ruolo, fui promossa ispettore vendite, dice: guarda, l'ispettore vendita non va mai d'accordo con l'amministrazione, perché si scontravano. A me mi fa paura quando la politica va troppo d'accordo con i funzionari. Mi fa paura, per esempio settimana scorsa mi è capitato questo, no? Una pagina annerita di conti dell'Agropoli Cilento Servizi, dei soldi che transitavano, dice: no, però è rotto il computer. Subito c'è stato l'intervento di qualche funzionario impiegato, adesso non ricordo. Quindi a me tutto questo accordo che avete tra di voi, molto accorato, molto, non è un bene per la città, sapete? Perché siete troppo d'accordo. E a me mi fanno paura le persone che al momento giusto, oggi che si votano argomenti importanti, siete tutti d'accordo. Tutti. Al momento che c'è bisogno di lavorare per la città, e dove sono gli assessori? Qualche assessore. E dove sono? Io la dottoressa Lambasone la vedo qui presente, assessore all'ambiente, dove le spiagge sono abbandonate, cioè parlate di servizi, parlate di approvare, ma dove sono gli assessori? Qual è il lavoro che hanno fatto? Qualche assessore, qualche, ma non tutti. Cioè sfilate dopo aver fatto 4 anni di nastri, tagliate le nastri, e sfilate, cioè ve ne venite qua per colpa della gestione. Poi abbiamo avuto i soldi del Covid, però non sono quelli dell'autovelox, ma parati i gunde, ma non avete apparato proprio niente, perché è una città priva di servizi. Le scuole, l'altro giorno mi ha chiamato una maestra, c'era tanta polvere sulla lavagna, ha detto: ma manchi, ma dove sono queste ditte pulite? Dite, tutte queste cooperative, tutte le cooperative, dove sono le cooperative? Cioè, ma stiamo scherzando veramente? Cioè, vi degnate pure di fare questi discorsi? Ringrazio gli assessori e i consiglieri. Cioè, un'alzata la mano e una presenza in un taglio di nastro abbiamo governato la città. No, dice, le strisce blu, mo le togliamo. Ma è normale che io sono infervorata, ma vedere veramente che qua si raccontano fesserie, i conti non sono a posto, ma assolutamente no. Che voi, dopo tante scelleratezze, perché... Scusa, 45% di recupero crediti,
E poi giustamente dopo tanti anni di assunzione, perché voi avete assunto amici, parenti, tutti quelli che potevate assumere nei vari rami e neanche avete riscosso. Adesso deve arrivare una società di fuori, no? Perché va a bloccare i conti correnti, perché voi i cittadini devono fare sogni amari. Cioè questo non lo dite, vi permettete pure di sedervi qua e dire tutto a posto, ma a posto di che? È un ospedale e nessuno mai ha detto una parola, le alghe sono lì e dove sono i soldi delle alghe? Poi vedremo, doveva arrivare la camera iperbarica, De Luca è venuto, dove è venuto là? Su quella discarica, dice adesso sì, cosa volete, ve lo do, cioè, ma tutte queste macchiette che andate facendo, no? A me, io sai che penso? Penso a una città. A una città che deve subire in silenzio. E sai quanta gente mi dice a me, Gisella, non posso parlare, perché chi si è andato un comune di piacere, poi avesse perduto un piacere. Un fiume, perdonami, perché ci sta pure Scotti, un fiume che mi chiamano decine di... Io non so che rispondere più, dice, ma perché la pulizia del fiume non si è fatta? Ma perché questo si fa? Cioè, in 4 anni, caro sindaco, io ho comprensione per lei, perché a me tutta stira che lei ha nei miei riguardi, io non ce l'ho verso di lei, che ho sempre detto, la politica è una cosa e gli effetti sono una... ma le beghe gliel'hanno date tutte addosso a lei, scusate. Io ho letto delle carte, 12, 13 mutui fatti 2014, 2015 e ve li trascinate. Voi avete 31 milioni, mi sembra, già di mutuo che non riuscite neanche... Io dopo deposito tutti gli atti dove va in prefettura e li mando dappertutto. Ma sono carte dove noi abbiamo analizzato il rendiconto dei revisori dei conti. Quindi una città senza servizi. Perché voi la cosa più vergognosa che avete fatto... Quando vi è mancato i soldini, avete tagliato i servizi, quelli necessari, è come un ospedale, cioè capite, non fanno i conti a Napoli, dice chiudiamo l'ospedale di Agropoli, mica ci diamo un pronto soccorso, ci diamo un poco di ambulanza che li porta a Vallo, li carica e li porta, mettiamo un centro Covid, perché se c'è la dottoressa che mi sembra che è responsabile, quindi... È tutto a posto, tutto bene. No, no, non è che io ce l'ho con lei. Lei sta dei punti cardini. Allora, mi ascolti bene, io non ce l'ho con nessuno, io faccio politica. Politica attiva, non ce l'ho con nessuno. È normale, lei ha 2 assessorati importanti, che se ne vuole asciugare, taglia il nastro, non è dottore. Lei ha l'ambiente, lei è assessora all'ambiente, dove noi ad Agropoli abbiamo perso il turismo, quello buono. E lei non ha detto una parola, non ha attaccato mai la regione. Dove sono i finanziamenti? Chi doveva curare? E tutti questi funzionari che stanno sul comune, sanno solo rispondere sui social. Dice che non sono buoni i social, però li seguono, aspita, ti stanno a rete. E qual è la vostra figura? Caro Santo Suosso, anche con lei, e le scuole? Cioè mi chiamano gli insegnanti e mi dicono tanto polvere sulla lavagna. La Gino Landolfi dice ci stanno solo 3 bidelli e che dobbiamo fare noi? Vengono da me, ma io che ne posso pulire il fiume? Gli posso dire pagate la tassa di soggiorno, però non avete i servizi. Cioè voi fate solo, avete tassato i cittadini su tutto, anche sulla Tari, avete preso il tetto massimo, il 5%. Voi vi fate i racconti accorati, sono tutte fesserie e siete in piena campagna elettorale, perché i discorsi che avete fatto stasera sono le prove avete fatto, prove per la campagna elettorale. Ringraziate i cittadini, ringraziate l'opposizione, ringraziate pure assessori, quasi tutti inesistenti, cioè non c'è uno che lavora per la città. Ma sai che dovevano fare gli assessori e come dovevano combattere? L'ospedale perso. Dice, ma noi curiamo solo i malati Covid. Ma perché su questa terra c'è solo il malato Covid? Non ci può, capita qualsiasi cosa. Cioè, non è un popolo degno questo qua. Non merita niente. Ma poi venite qua, tutti i conti apposta. Certo, è partita una bella società di riscossione. Cioè, non siete stati, dopo tutte le assunzioni, parenti, amici e compagni, neanche a dire, vediamo noi dall'interno, come recuperare. No, un altro 8-10% della società. Cioè quello fate, voi sai cosa fate? State vicini ai macchinari, vicini ai numeri, belli, seduta a una poltrona, dice tanto la città paga
perché la città è andata alla malura, perché Agropoli non è una città turistica, non ha meritato un assessorato al turismo, all'ambiente, al commercio, merita che aveva pigliato di quattro incarichi. Io al posto vostro non venivo neanche qua oggi, mi sarei pure, dopo una città ridotta così, mi sarei pure vergognata. Invece venite qua e ringraziate tutti, amate tutti, volete bene a tutti, perché la campagna elettorale dice questo. Dice tanto, fra semi, io non ci tengo. Vi posso dire una cosa, ve la dico con molta sincerità e con molto rispetto verso di voi umanamente. Io non ci tengo di essere rieletta, lo sapete? Perché se la città ritiene di eleggere una persona superiore a me, la deve votare. L'accanimento terapeutico non c'è sta da parte mia. C'è sta solo, non rabbia, ci sta, perché Agropoli è molto bella. Io l'ho scelta anni fa di vivere qua. E quindi meritava veramente quelle spiagge. Io andai l'altro giorno, non voglio menzionare la spiaggia, andai a mare, poi trovai questa spiaggia bella pulita. Poi che avevano fatto questi qua? Avevano messo tutta la roba, calcinacci, rifiuti, detriti di mare, tutta messa, cioè la gente che viene a mare, no? Va al Lido privato, se fa il bagno e poi deve vedere tutta quella roba messa, che non è colpa, perché un Lido privato dice io faccio la pulizia. Tutte poi quelle montagnelle proprio di schifo, capisci? Roba? Io rimasi, glielo chiesi, dice scusa, ma quella roba. Dice Giuseppe, il comune non ha fatto il suo lavoro, cioè messa sulla spiaggia pubblica. Poi è arrivato un signore che si voleva fare un bagno e non c'era lo spazio, perché lo spazio che è rimasto della spiaggia pubblica è destinato ai detriti, agli schifezzi. E vi nascondete sotto il Covid, ma chi dopo c'è il Covid? E il Covid. Non c'entra niente, il Covid vi ha aiutato, i vostri disastri vi ha dato una mano, ma i mutui, le schifezze che combinate, il palaconcilio, preso un finanziamento 10 anni fa, mancano 2 gradinate e avete preso un finanziamento di 300.000, un mutuo, non è un finanziamento. È finanziato anche quello, un mutuo dove grava sui cittadini e avete messo pure a posa la prima pietra, cioè rifate le opere. Perché voi ovviamente non siete manca all'altezza di fare più un'opera, quindi vi avvalete delle opere precedenti, no? Quindi pigliate l'opera precedente, cioè questa è dismessa, mo pigliamo 300.000-400.000 euro e facciamo il lavoro. Allora io ve l'ho detto 100 volte, Gisella può stare anche a casa per 7-8 mesi, perché Gisella continua la sua vita come l'ha sempre continuata, ma la politica è una cosa seria. La politica su soldi pubblici, soldi pubblici, dottor Capozzoli, che quando passano per l'Agropoli servizi è una vergogna vedere una pagina annerita e sentirsi dire rotto, quando io in questa pagina, quando l'ho trovata poi buona, c'erano 15.000 euro di supporto informatico, cioè spendete soldi, cioè a CST, cioè tutti quegli impiegati di supporto informatico, che io li metterei anche a riscuotere, a lavorare, no, la pagina è nera, è rotto il computer. Cioè, ti capito? E poi venite qua tutti accorati, che amate i cittadini, voi non amate i cittadini, voi amate voi stessi. È un forte senso di egoismo che purtroppo vige in voi e non credo che si possa correggere, io ci ho messo 3-4 anni. Per me invece no, per me indossare una divisa è fondamentale, non riuscirei, non riesco, perché c'è l'altro che devo vedere, io che ho, scusate, perdona, 4 bocche e la bocca poi. Cioè non è stato bello, dopo anni di menefreghismo, ricorrere a una società di riscossione quando ci stanno 500-600 assunzioni, assumete dappertutto, no? Perché ormai la campagna elettorale è iniziata. Quindi siete persone ovviamente ve ne fregate, deridete sicuramente, e invece noi dovevamo avere un assessore al turismo, ve lo dico in poche parole, un ospedale, quantomeno il pronto soccorso, ma sai chi si doveva abbattere? Sindaco e assessore, ma veramente incatenati, come fa Cecilia Francese a Battipaglia, perché lei lo fa. Ma non lo potete incatenare, non lo potete, io so perché non potete incatenarmi davanti all'ospedale. Io volendo lo posso fare, perché io sono libera. A voi politicamente non vi ritengo liberi, e quindi per me non lo potete fare. Per me siete persone, anche voi, vittime di un sistema marcio, dove dovete stare zitto, dovete dire che tutto, pure i conti, e vediamo se i conti sono a posto. Io ho fatto un bel riepilogo, forse mi sono dilungata, Presidente. Sì, io la ringrazio che mi ha fatto parlare, io deposito le carte agli atti al segretario grazie. E poi vediamo, grazie a consigliere. Voi. Ci sono altri interventi, prego consigliere Abbate.
ho sentito qualcuno in aula che ha detto chi se ne è nato, cioè speriamo che vieni tu. Allora, iniziamo l'intervento. Io ho sentito delle parole da parte dell'assessore e da parte del sindaco che mi lasciano esterrefatto. Cioè io non so se ho vissuto questi anni nella città di Agropoli o ho vissuto in un'altra parte del mondo. Se ho vissuto come consigliere comunale in questo consiglio comunale o se ho fatto il consigliere comunale in un altro contesto. Non lo so, può darsi che mi riprenderò nell'argomento bilancio, perché in fondo sindaco e assessore hanno dedicato 3 secondi al rendiconto e 44 minuti al bilancio, quindi io risponderò poi quando arriverà l'argomento bilancio. Il presidente vedo che annuisce per dire meno male, così riduciamo i tempi al massimo. No, sto scherzando, questo è l'unico momento di scherzo che mi concedo in questa seduta consigliare e poi ritorno ad essere serio. Serio perché serio è stato il discorso dell'assessore e del presidente. Come dicevo, ci stanno veramente delle cose strane quando le casse sono piene, quando le casse sono vuote. I ministeri hanno detto ora basta, cambiamo le regole per il calcolo delle entrate. Quando si calcolavano in un modo le entrate andavamo veloci, poi si devono calcolare diversamente, quindi frena. Una città che frena lo piglia quel servizio perché giustamente si era avviato troppo veloce. Ne discuteremo dopo con tutta calma. Adesso andiamo a vedere questo fardello, perché per voi di maggioranza questo consiglio comunale è un fardello, è un peso da portarvi dietro, ma in realtà era meglio che non esistesse proprio. E questo è importante nel rendiconto 2020, perché è importante? Perché il fatto che il fardello fosse tale ed evidente in consiglio comunale risale al 31 dicembre del 2020, allora quando venne convocata la seduta consiliare di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma 3 ore prima del consiglio comunale, dico 3 ore per dire, quindi il giorno prima, non erano arrivate le carte. E non è, il revisore dove sta? Chiedo scusa, c'è il revisore? Dottore, buonasera. È qui, vicino a me. Erano arrivate, eh? È vicino a me. Sì, non l'avevo conosciuto. Ed erano arrivate quindi praticamente in mattinata. Ovviamente io, consigliere comunale indocumentato, indocumentato significa senza documenti, che cosa avrei dovuto fare in seduta consiliare? Portare il moccolo evidentemente a qualche assessore o a qualche sindaco o a qualche altro consigliere di maggioranza, quindi pretendo le carte, non ottengo le carte, avviso il segretario comunale, guardate che senza carte io non vengo in consiglio comunale, pensando che qualcuno capisse e dicesse ma se la minoranza non ha le carte come può venire in consiglio comunale, e quindi di conseguenza avessero fatto qualche cosa tipo rinviare il consiglio comunale. Invece no, quel blitz iniziato in assenza delle carte continua, cioè la seduta di consiglio comunale si tiene, e quando arriva l'argomento dove era importante avere tutte le carte, l'argomento viene rinviato alla fine di tutti gli altri argomenti. Alla fine di tutti gli altri argomenti, cioè l'assestamento generale di bilancio, viene sospesa la seduta consiliare, si va sopra nei piani alti, si riunisce la giunta e la giunta approva 6 o 7 delibere in cui fa accordi transattivi per debiti fuori bilancio. Scendono giù, si siedono un'altra volta nell'aula consiliare, passano una nota al presidente, il presidente legge la nota e la seduta consiliare riprende. In quella nota, in parole povere, c'era scritto: abbiamo fatto queste delibere di giunta, immettili negli argomenti del giorno. Quindi blitz doppio, cioè alla minoranza non si mandano le carte nelle 4 giorni prima, non si mandano nemmeno 24 ore prima, si consegnano in mattinata, ma ancora di più si formano durante la seduta consigliare documenti che si portano in consiglio comunale per approvare l'assestamento degli equilibri di bilancio, che non avevano ottenuto il parere favorevole
del collegio dei revisori e non l'hanno comunque tenuto anche dopo questo effetto di seduta, di sospensione seduta. Io ovviamente ero assente perché volevo mantenere viva la legittimità dell'assenza di un consigliere che non ha le carte documentate, per dare alla minoranza la possibilità di poter fare, evidentemente chi volesse accompagnarsi alla minoranza, un ricorso contro l'abuso tenuto per la seduta consiliare. Ma nessuno mi seguì in quella fase, quindi la mia assenza addirittura fu scambiata per vigliaccheria molto probabilmente, oppure per assenza allegra. Allora ho scritto al prefetto, ho scritto al ministro degli interni, ho documentato questi fatti, chiedendo di intervenire immediatamente su questi fatti, non tanto per la ritualità, ma quanto per la sostanza, perché in fondo il Consiglio Comunale veniva defraudato da ogni sua possibilità di intervento, perché i documenti gli riportavano ad horas, al momento. Evidentemente io sono un illuso e il prefetto non mi ha proprio risposto. Al sollecito il prefetto ha risposto: vabbè, ma questi sono argomenti che devi far valere al TAR. Al che poi gli ho risposto io in un altro modo e ho scritto al ministro degli interni. Perché tutto questo? Perché allora si parlava degli equilibri e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale di bilancio, in cui oggi ricorre il rendiconto, cioè il rendiconto del bilancio 2020. Quindi irritualità, fardello il Consiglio Comunale di allora, la Giunta si sostituisce, fa tutto, è capace di fare tutto, poi è capace anche di far piangere il pubblico quando fa il discorso sui bilanci, ma questo lo vedremo dopo. Oggi quell'argomento è tornato attuale, perché il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'esprimere le sue valutazioni sul rendiconto di bilancio, scrive testualmente: inoltre, in merito alle transazioni con la società GISI SRL e la società ENI SPA, deliberati con delibera di giunta comunale numero 307 e 308, aggiungo io, del 31-12-2020, ora di seduta consiliare, si rilevava che in relazione alla procedura di approvazione delle suddette transazioni, a parere del Collegio, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico degli enti locali e relative modifiche e integrazioni, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, e pertanto ritiene che lo schema di atto transattivo, in quanto avendo ad oggetto spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, doveva essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale con il relativo parere del Collegio dei Revisori. Che cosa dice sostanzialmente il Collegio? Il Collegio dice: vabbè, quello che ha detto il consigliere di opposizione, che voi fate i documenti, li confezionate, li portate nel corso della seduta consiliare, io non mi esprimo perché evidentemente non è competenza mia. E fin qua potrebbe pure avere ragione, però giustamente rileva altro e dice: ma due di queste delibere di accordi transattivi sono delibere che fanno accordi transattivi che impegnano non solo questo bilancio, ma anche i bilanci degli anni futuri, e di conseguenza tutto ciò che impegna anche gli anni futuri, ancorché fa parte di un accordo transattivo, deve però transitare nel Consiglio Comunale. Dovete ottenere prima l'approvazione dello schema dell'atto deliberativo in Consiglio Comunale, poi avreste potuto farlo voi in giunta. Dico bene o dico male, dottore? Dico bene. Quindi il Collegio dei Revisori dice: pigliate queste carte e mandatele alla Procura della Corte dei Conti. Quindi tutto ciò che da questo momento in poi, ma ci sta poi un altro momento in cui interviene il Collegio allo stesso modo, è condizionato da questo parere. Dice: per me queste carte devono andare alla Procura perché non sono valide per giustificare gli equilibri di bilancio a 31-12-2020. Cioè, più chiaro di così, da parte del Collegio si muore. Di conseguenza, alla fine esamina le altre poste del rendiconto, esprime le proprie valutazioni, tutte quante in modo prudenziale ma negativo. Nella sostanza ci state camminando su un filo di rasoio, non sapete
esigere le entrate, non le esigete in tempo, avete una scarsa diciamo, risultato sull'esazione di quelle che sono le entrate. Però io adesso questa verità l'ho fatta emergere con un filo logico, non con un filo personale, da quelle che erano le carte al 31-12, da quelle che sono le carte di rendiconto oggi. Quindi, segretario comunale, è vero che lo do il mio intervento dopo che ho dato lo scritto, però la inviterei, quando manderà le carte alla procura della Corte dei Conti, a fare evidenziare tutto ciò che ho detto. Sta scritto in questa delibera. Quindi che significa? Significa che il verbale di questa delibera, a mio modo di vedere, deve arrivare alla procura della Corte dei Conti insieme alle delibere che ha detto il Collegio dei Revisori. Lo chiedo in modo esplicito e chiaro in questo momento. Quindi il Collegio rileva, stavo dicendo, tutte le altre difficoltà nell'avuta gestione, rileva un maggior disavanzo di 7.080.000, poi vedremo dopo nel bilancio, dice che ci sta nel campionario dei residui attivi, poi ne parleremo nel bilancio, ma adesso parliamo di questo rendiconto, nel campionario dei residui attivi vi sono oltre 20 milioni da porre a costante monitoraggio. Basta che andate nella relazione della revisione dei conti, a pagina 25 troverete tutta questa tabellina. Sommati i valori di questa tabellina, ci stanno fra i residui attivi 20 milioni da porre a monitoraggio. Ci state attenti, che secondo me questi residui attivi penso che li piglierete molto, ma molto relativamente, ovvero non ne piglierete proprio, secondo me. Ha rilevato anche un'altra cosa, in aggiunta alla funzione fardello del Consiglio Comunale, si aggiunge anche un'altra delibera che ha rilevato sempre il Collegio dei Revisori qui presente e che mi smentirà se non avessi interpretato bene. Cioè la delibera 124 di giugno 2020, quindi non parliamo di dicembre, anche quella era una delibera che impegnava più esercizi, era un riconoscimento pure quello, è un accordo transattivo, e quindi anche quella deve essere inviata alla Procura della Corte dei Conti da parte del Collegio dei Revisori. No, chiedo scusa, la riserva che ha fatto il Collegio dei Revisori deve essere inviata, quindi noi, perché il Collegio l'ha segnalato, assolutamente non è compito giustamente vostro. Quindi, nella sostanza, il Collegio esprime esplicita e totale riserva sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio 31-12 e oggi, di converso, e questa è la logica illogica, è costretta ad esprimere, nonostante questi pareri, parere positivo sul rendiconto 2020. È un'assurdità, ma molto probabilmente io non sono né un giurista né un economista né un esperto finanziario, molto probabilmente il Collegio ha un compito, l'ha assolto, ha segnalato tutte quelle che potevano essere le discrasie, le difficoltà, dice per quello che mi hai rappresentato, a parte quella riserva, per cui a quell'epoca non c'erano equilibri, oggi io devo approvarti questo, ma con riserva, e sottolinea con riserva. Quindi di conseguenza per me il rendiconto non è assolutamente approvato, ma è riservato tutt'al più. Però voi fate, voi sfate e voi continuerete a fare. Vi ho documentato quindi che più volte io ho tentato di intervenire per poter far capire a questa maggioranza, a questa amministrazione, che non era il caso di continuare a tenere queste gestioni allegre e a tenere distante il Consiglio Comunale, ma era il caso invece praticamente che il Consiglio Comunale venisse interessato e venisse interessato con la dovuta particolarità dei documenti, con le dovute discussioni, con tutto. Ciò che ho fatto per 4 anni è andato a vuoto. Oggi poi mi devo sentire il sermone praticamente che sono 4 anni di lunghe sofferenze che loro stanno combattendo e stanno soffrendo. Dovreste vedere come avete fatto soffrire me in questi 4 anni, soltanto però che mentre voi siete contenti perché avete risolto il problema e mo ci stanno futuri rosei, io invece sono scontentissimo perché la mia città ne sta patendo le conseguenze e ripatirà ancora per oltre un trentennio. Poi lo vigenzieremo non solo nella fase del bilancio, ma anche nelle fasi successive, quando ci sarà
qualche altro consiglio. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se posso, Presidente, soltanto chiarire, non voglio replicare velocissimamente. Consigliere Botticchio, sì, la questione della scuola era molto chiara, c'era un problema importante di polvere, però voglio giusto raccontarvi che in quelle settimane c'è stato una costante collaborazione tra me, l'assessore Santosuosso, il consigliere Crispino con la dirigente Baldi, che e come sai, caro consigliere Botticchio, la competenza della pulizia non è del comune ma è della scuola, ok? Noi abbiamo fatto interventi importanti nelle scuole con l'Acropoli Centro Servizi, tanto vituperata, ma in realtà senza nessuna necessità di enti esterni. L'Acropoli Servizi ha condotto una campagna, diciamo, di interventi di manutenzione della scuola molto bene, buttando giù delle pareti, ricostruendole, rimettendole apposta nei tempi dovuti, e quindi ci siamo preoccupati sempre di pulire, e con le nostre società di pulizia, con la nostra Acropoli Centro Servizi, tutte le location dove eravamo fatto degli interventi. In più, cosa è capitato? Nella scuola Landolfi, a causa di un problema che riguarda la struttura del provveditorato, non erano arrivati i bidelli, quindi si sono trovati in difficoltà, e noi abbiamo mandato anche quindi altri giorni e al termine delle lezioni, fino a quando non sono arrivati i bidelli, abbiamo implementato il corpo delle bidelle con le dipendenti della collezione dei servizi per riuscire a dare dignità a quella scuola. Quindi la polvere certamente c'era. Non era naturalmente competenza nostra, noi ce ne siamo resi conto e abbiamo dato il nostro contributo. Quindi ha ragione quando la insegnante si lamenta della polvere, però non si può attribuire una responsabilità al comune solo perché esiste. Dovrebbe essere responsabilità di chi deve mandare i bidelli per tempo e non dopo l'apertura delle scuole. Questo molto sommessamente. È chiaro che la lamentela ci sta, però siamo intervenuti. Ricordo che per quel che riguarda la riscossione abbiamo creato regolamenti ad hoc per non gravare sui cittadini, nel senso che sono tutte le condizioni, una volta che è stato comunicato al cittadino che deve pagare il tributo, tutti i modi, i tempi di pagare nella maniera più tranquilla possibile. Ricorderà diversi regolamenti in cui sono diverse tipologie di realizzazione, quindi metteremo nelle condizioni il cittadino di pagare con tranquillità senza forzare la mano. È chiaro che se poi ci saranno delle condizioni particolari, di particolare inesigibilità del tributo, anche lì interveremo, ma se c'è il cittadino che i soldi non paga, non capisco perché non deve pagare. Quindi penso che anche lei è d'accordo, perché se no va a finire che creiamo due cittadini, quello che paga e quello che non paga. Quello che non paga lo giustifichiamo. Lo giustifichiamo se non è realmente la possibilità, gli consentiamo di rateizzare se è necessario rateizzare, e penso che questa sia l'azione migliore che possiamo fare. Inoltre, per quel che riguarda la questione delle alghe, io ho qua il decreto del 2 settembre 2021 con cui sono stati attribuiti i famosi 500.000 euro, quindi 2 settembre. Naturalmente il decreto poi è arrivato qualche giorno dopo. Il punto 2 dice di dare atto che il contributo di cui sopra sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della rendicontazione della spesa a questa direzione generale, stante l'obbligatorietà di utilizzare le predette somme esclusivamente per le finalità così come previste. Vuol dire che noi dobbiamo prima anticiparli i soldi e poi ce li restituiranno. Quindi questo naturalmente non è che, come comprenderà, è un percorso facile, è un ulteriore ostacolo che abbiamo davanti a noi nella risoluzione del problema, ma ciononostante noi ci impegneremo per mantenere l'impegno che abbiamo preso. Però i soldi sono arrivati il 2 settembre. È arrivata questa ulteriore comunicazione che rende più difficile l'applicazione del finanziamento, però ciononostante lei potrà giustamente criticare quando sarà passato il tempo e non avremo affrontato il problema. Oggi penso che potrà dire che ora ci sono le condizioni per poter intervenire, ma senza voler replicare, non sto replicando, sto solo chiarendo alcune cose che lei ha detto molto tranquillamente. Poi gli è scappato forse un numero alla fine, quando ha parlato di 500-600 assunzioni, gli forse era scappato il numero, 500-600 assunzioni ha detto prima che abbiamo fatto, forse gli è scappato un po' questo numero. Nient'altro. Grazie sindaco. Scusate. La prego per consigliere velocemente. Il sindaco mi invita a nozze. Sindaco, lei dice non vessiamo i cittadini, so che c'è una discussione coatta. Coattiva.
E io il significato lo conosco, anche se lei è molto più intelligente di me. Coattiva vuol dire che praticamente come faceva Equitalia, ma ciò nonostante il cittadino quando riceverà la cartella avrà il modo e il tempo con tutte le retenzioni possibili di pagare con calma. No, tutte e poi completo, le 500 consigliere, assunzioni di amici e parenti e tutto un burdello a pres, li potevate mettere a sollecitare i cittadini, perché io penso che anche un controllo interno, manco un controllo, mo si arriva alla riscossione coatta, è normale che un cittadino dopo aver subito il Covid, l'alghe canille va, una città in ginocchio, gli arriva anche, insomma dice paga o ti blocco il conto corrente, paga e basta. Lei è buono, perché io credo nel suo animo buono, nonostante tutto, io credo nella sua bontà, e quindi sicuramente lei, figurati se non vuole agevolare i cittadini. Però il problema è un altro, che mica la società che è stata incaricata viene a parlare con lei, quella, la società va avanti per i fatti suoi e ovviamente vuole i soldi, perché quelle ci guadagnano, cioè mettiamo guadagno su guadagno su guadagno, ma sta città ce la vogliamo curare noi? È l'assessore Rorman e i consiglieri, e l'unica cosa che funziona, faccio i complimenti a Crispino, funziona Settembre Culturale, non è mai fallito, e gli faccio i complimenti perché veramente è stato coraggioso, perché tutto è morto meno che grazie, qualche festa e festina e tagliare nastri, quelli non hanno subito. Grazie. Quindi, consigliere, prego. Passiamo alle votazioni, chi è favorevole alla proposta? Russo, chi è favorevole? È favorevole Russo anche. Allora, chi è contrario? Abate e Botticchio, astenuti. Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, Abate, Botticchio, astenuti. Nessuno. Il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, ripiano disavanzo amministrazione ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 267-2000, anno 2020, in relazione all'assessore Mutaripassi. Questa è una delibera necessaria immediatamente successiva all'approvazione del consuntivo. Il consuntivo, come ricordavamo, si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di 7.080.000. La norma impone che questo disavanzo venga ripianato negli anni successivi, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, quindi nel nostro caso eravamo obbligati a ripianare questo disavanzo entro l'esercizio 2022. E questo ripiano avviene nel seguente modo: per la somma di 4.650.000 con risorse dell'esercizio dell'anno 2021, e per la somma di 2.430.102,77 con risorse del bilancio 2022. Quindi rispettiamo ampiamente la norma, pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Nessun intervento? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, Pesca, Botticchio, astenuti. Nessuno. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato 2020-2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 208 del 22-07-2021, ratifica Assessore Mutaripassi. Sì, con questa proposta si chiede al Consiglio di approvare questa variazione che in via d'urgenza e, ricordo, in esercizio provvisorio, fu adottata dalla Giunta in data 22 luglio 2021. Riepilogo brevemente cosa era successo. Il Comune di Agropoli era stato risultato assegnatario di un contributo da parte del Ministero delle Pari Opportunità della Famiglia dell'importo di circa euro 45.463 da utilizzare per iniziativa di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate ai minori. Per poter quindi utilizzare queste risorse è stato necessario appunto appostare in bilancio, ancorché in via in esercizio provvisorio, queste somme in modo che sono state celermente impegnate ed utilizzate. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Nessun intervento? Prego, consigliere. Una spiegazione.
Assessore, quindi questo ripiano di questo disavanzo in quante annualità avviene? Abbiamo non, è, già... non è più di piace, l'avete finito di piace, chiedo scusa. Vabbè, ero però posso rispondere? No, assessore, assolutamente no, per carità. Vabbè, però se mai lo chiede. Qual era l'argomento che stavate trattando adesso? Una variazione di bilancio della delibera 208. Va bene. Ok, allora passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Pesca, il Consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato 2020-2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 247 del 1° settembre 2021. Ratifica, relazione assessore Mutalipassi. Sì, anche in questo caso si tratta di una ratifica adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. In questo caso è stato utilizzato, applicato all'esercizio 2021 l'avanzo vincolato ancorché in esercizio provvisorio, avanzo vincolato dell'esercizio 2020. Faccio presente, ricordo ai presenti che tra ieri e oggi il campo sportivo, l'impianto sportivo Guariglia è stato sede dello svolgimento dei campionati nazionali di serie B di atletica leggera, che i quali hanno visto la partecipazione di oltre 25 squadre di livello nazionale, di maschile e femminile, e la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia con i relativi accompagnatori. Cosa era successo? Che il Comune di Agropoli nell'anno 2020 era stato assegnatario di un contributo da parte della Regione Campania di euro 60.000 per il rifacimento della pista di atletica e per la sistemazione di alcune strutture necessarie e l'acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento di questa importante manifestazione. Quindi, vista l'urgenza, vista l'imminenza dello svolgimento delle stesse, quindi è stato necessario adottare questa delibera di giunta in via d'urgenza in modo da permettere di poter utilizzare le somme derivanti da questo finanziamento regionale. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? No, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Piano triennale 2021-2023 per le misure finalizzate al contenimento delle spese e del funzionamento. Approvazione, relazione all'assessore Mutalipassi. Questa è una delibera che è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato 2021-2023. Riguarda l'adozione di misure per attuare anche per il Comune di Agropoli la cosiddetta spending review. Il Comune di Agropoli già da tempo ha messo in atto azioni di contenimento e di razionalizzazione delle risorse e con questo strumento si va ulteriormente a razionalizzare delle risorse. Tra le tante proposte di razionalizzazione e di risparmio, cito una, tanto per farne una, le spese per l'apparecchiatura di telefonia mobile, che faccio presente che si è ridotta passando da circa 14.000 euro dell'esercizio 2016 a circa 8.000 euro previsto, cioè rendicontate nell'esercizio 2020. Quindi faccio i complimenti agli uffici per quanto sono riusciti a fare e le esorto ancora di più appunto all'utilizzo idoneo e proficuo delle risorse. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Pesca. Dicevo, a quanto ammontano questi risparmi? Sono risparmi che si sono concretizzati nel corso dei vari anni. Ne ho citato uno che è stato riportato in delibera, ma sono risparmi che ogni anno si sono ottenuti grazie all'adozione di questo piano. Dicevo, a quanto ammontano, si può sapere? Allora, nel caso delle spese telefoniche siamo passati da circa 14.000 del 2016 a 6 milioni, a 6, scusate, scusa, 14.000 euro del 2016 a 6.000 euro per l'anno 2020. Un altro risparmio si è ottenuto
per quanto riguarda l'utilizzo del carburante dell'ufficio tecnico, da circa 6.000 euro dell'anno 2009 si è passati a 3.900 euro dell'anno 2020. La stessa cosa poi si è riuscita ad ottenere per quanto riguarda l'utilizzo di stampanti in modalità noleggio, non più con l'acquisto, e quindi di conseguenza si è riusciti notevolmente ad avere delle riduzioni di spesa. Tanto la somma sarà possibile, solo quindi, la somma totale. Nel complesso non riesco ad non so se... circa 100.000 euro complessivamente, se sommiamo tutto. Ma 100.000 euro da che cosa? Da come? Da che anno i 100.000 euro? Come sono questi 100.000 euro? Visto che giustamente siamo arrivati allora al dettaglio, perché una delibera del genere a me sembra praticamente adesso alquanto ridicola. Sapete perché alquanto ridicola? Perché stiamo parlando praticamente di ben altri argomenti. Andiamo a fare la differenza se abbiamo risparmiato 5.000 euro di telefonia con una sottolineatura più unica che rara. Perciò mi fate incazzare. Consigliere, ma non è così però. Ma noi non è così? Questa è una delibera obbligatoria. Sì, sì, sindaco. L'abbiamo detto, la dovevamo portare, non la dovevamo portare, è obbligatoria. Mica abbiamo sottolineato qualche cosa. Siete voi che state chiedendo quando. Noi abbiamo detto soltanto, questa è la delibera. Questo è quello che siamo riusciti a risparmiare. È chiaro che non è che si riesce a risparmiare granché. Il comune, diciamo, che può risparmiare? Sulla telefonia ha fatto già un passo in avanti, ma non è che ci sono grossi, come dire, possibilità di risparmio, perché abbiamo raccontato prima di una spesa rigida, abbiamo raccontato, cioè, su alcune tipologie di servizio lo Stato in buona razionalizzazione, che c'è stata, ma è chiaro che sono piccole cose. Ma io mica l'ho portato all'ordine del giorno per raccontare che abbiamo risparmiato, perché è obbligatorio farlo. Vi faccio presente, consigliere, che l'oggetto è appunto è questo, adozione di misure finalizzate al contenimento delle spese, quindi non c'è una rendicontazione di quante effettivamente possa essere risparmio. Però nel caso abbiamo evidenziato due casi particolari che ho citato innanzi, in particolar modo per quanto riguarda il carburante dell'ufficio tecnico e la spesa per telefonia mobile. Ma 100.000 euro non è che è poco proprio, 100.000 euro è una bella somma, non è che sia proprio... consigliere Pesca, questa obbligatorietà di questa delibera è nata nel lontano 2012 con l'adozione a livello nazionale della procedura di spending review. Prego. Avete fatto la scoperta dell'acqua calda, no? Ve ne uscite con 6.000 euro la delibera. Scusate un attimo, 6.000 euro. Io ho quella annerita, no? Che dopo quella annerita è uscita quella buona, perché il computer non funzionava, ma che era colpa del computer? Non dovete essere in malafede, cittadini di Agropoli. Quelli, il computer era rotto. Se rompe, era la terza volta che era rotto. Però, consigliere Botticchio, se quello che stampa la cosa fa un errore e dopo 10 minuti viene cambiata, perché continua a fare polemica? Presidente, io devo finire. Prego, non voglio essere, io quando parlo il sindaco non lo interrompo, non voglio essere interrotta. Prego, la pazienza ha un limite. Allora, questa qui è la pagina, ma volete sapere il contenuto di questa pagina? Che ha parlato di 4.000 euro, che sono per il comune 4.000 euro. Ci sono 29.000 euro, personale temporaneo, a me quando vanno per il personale, per i dipendenti sono contenta perché la gente mette un piatto a tavola. Acquista attrezzature informatiche 15.000 euro, progetto miglioramento servizi estivi. 26.000 euro, Agropoli Cilento Servizi, il carrozzone. Quando noi, perché andrete a casa, quando vedremo noi miglioramenti estivi, sono soldi per assumere altri vigili con il pezzo. Non sapete neanche leggere, ma leggete almeno bene. Eccola qua, e questa dopo la stampa la do tutti qua. Allora, la Cilento Servizi, questi sono gli sprechi che porta. E perché non date un stipendio a quelli che gli date 500.000 lire, 500 euro, perdono? Vengono a piangere da me. A me, regolarizzate i stipendi, regolarizzate gli interinali, non consumare a queste schifezze qua, perché queste sono schifezze. E poi ovviamente hanno bisogno di oscurarle.
Perché che fanno? Il computer si rompe, una volta che si è rotto il computer devi oscurare. E poi ve ne venite, raccontate storielle, 4.000, 6.000, abbiamo recuperato 6.000 euro. Ma vergognatevi, il problema è che a voi non tenete manco scurna, scusate. Presidente, allora sindaco, innanzitutto la inviterei ad usare con cautela le parole. Quando dice non sapete leggere, a chi si riferiva? A chi ha letto diversamente, c'è scritto servizio... No, lei dà del voi adesso in questo momento, perché lei stava leggendo tutta un'altra delibera, non c'entra questo. No, è un'altra delibera. Lei ha detto non sapete leggere, gli dà del voi? Gli stava dando del voi? Ma vuole fare polemica? No, non voglio inutile. Fare polemica, voglio chiarire. Ho detto così, il consigliere Botticchio ha letto... Servizio integrazione estiva, ha sentito servizi e ha collegato forse mentalmente Agropoli dicendo servizi, ma servizi integrazione estiva fa riferimento in particolare alla necessità che abbiamo di incrementare il servizio di controllo della città con i vigili ausiliari e quant'altro. Quindi ho detto in generale, ma non sapete neanche leggere, ma è certo che si riferiva a quello che ha detto il consigliere Botticchio. Chiarito questo, sindaco, per quanto riguarda il mio intervento di prima per cui sono stato sospeso e ripreso, volevo significare questo, cioè la delibera obbligatoria per legge che deve anticipare praticamente il bilancio, la conosciamo tutti, non c'è necessità nell'andarla praticamente a spiegare, volevo farlo osservare, lo faccio ancora osservare all'assessore. Non c'è necessità di quando si andava a spiegare, perché ci stanno pure frasi ridicole, autovetture di servizio, i pochi automezzi di dotazione di servizi, UTC, PM, messi comunali, sono utilizzati solo per esigenze relative ai servizi stessi. Quindi pochezza della frase, pochezza del tutto, dicono è inutile farlo notare, questo volevo significare, non parliamo dei servizi. Della telefonia è una delibera obbligatoria per legge, un cambio ampio di riduzione delle spese. Poi volevamo scendere nei particolari e lei mi ci voleva per forza tirare, allora io ci volevo scendere. Questo è tutto. Grazie consigliere. Prego assessore, vuole chiarire? Sì, volevo chiarire l'argomento, visto che è stato citato in ballo parecchie volte questa sera dal consigliere Botticchio. È una delibera di giunta. È una delibera di giunta che riguarda la destinazione dei proventi dal codice della strada, articolo, ex articolo, mi correggerà il comandante presente in aula dei vigili urbani, ex articolo 208 del codice della strada. E anche quella è una delibera di giunta propedeutica all'approvazione del bilancio. E ricordo a tutti i consiglieri, ricordo anche ai cittadini, sì, che può succedere il difetto tecnico di pubblicazione, però l'originale di ogni delibera adottata in questo comune è conservata agli atti della segreteria comunale, quindi non c'è stata nessuna volontà di oscurare, di oscurare, perché la veridicità della stessa è garantita dalla segreteria comunale. Grazie. Grazie, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio, astenuti nessuno, per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Contrari, Abate, Pesca, Botticchio, il Consiglio approva. Settimo punto ed ultimo, approvazione bilancio armonizzato 2021-2023 e approvazione DUP 2021-2023. Relazione l'assessore Mutaripassi, prego relazione. Sì, come dicevamo abbiamo ampiamente discusso anche con il mio intervento prima che riguardava anche in parte l'intervento che ad oggetto questo argomento dell'ordine del giorno, ossia l'approvazione del bilancio armonizzato 2021-2023. Siamo in notevole ritardo per l'approvazione in quanto la norma prevede la regolare approvazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ma varie vicissitudini normative e le vicissitudini di cui tecniche di cui ho ampiamente relazionato in precedenza dalla sentenza della Corte Costituzionale 80-2021 che riguardava circa 1200 enti in Italia che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità hanno reso necessario lo slittamento in avanti dei termini e del termine tecnico per la
redazione e quindi la susseguente approvazione di questo bilancio. Con questo bilancio una parte delle risorse vengono appunto destinate al ripiano, come abbiamo detto in precedenza, una parte del ripiano del disavanzo di amministrazione 2020, e sia per l'annualità 2021 e sia una parte nell'esercizio pluriennale dell'esercizio per l'annualità 2022. Per quanto riguarda le altre voci di questo bilancio, sono state già oggetto di delibere di questo Consiglio Comunale, dalla conferma delle aliquote IMU, dall'approvazione nella scorsa seduta delle tariffe TARI, dei regolamenti TARI. Niente, per questo chiedo, se ci sono delle spiegazioni rimango a disposizione, per questo se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi, incominciamo, allora sindaco vuoi intervenire tu e poi facciamo intervenire i consiglieri. Prego sindaco. Sì, io volevo implementare il ragionamento di approvazione del bilancio di previsione con alcune considerazioni programmatiche che in qualche modo voglio comunicare al Consiglio per impegnarci la Giunta del Consiglio nei prossimi mesi al fine di portare a termine alcuni obiettivi per in qualche modo finalizzare il programma elettorale che in queste settimane, come abbiamo raccontato, siamo pronti a completare grazie a queste nuove possibilità che il bilancio ci consente. Molto rapidamente ho scritto qualche piccola pagina che voglio poi allegare al bilancio come impegno con noi stessi di portare a termine alcune cose da qui al fine mandato. Innanzitutto e molte di queste cose dovranno impegnare il Consiglio Comunale, innanzitutto in termini regolamentari. Per quel che riguarda il commercio è necessario adottare rapidamente un regolamento ad hoc per l'occupazione del suolo pubblico. Sapete che ormai è terminato il periodo in cui la legge ci ha consentito di dare la possibilità alle attività commerciali di recuperare quanto più spazio possibile all'esterno, atteso quello che erano le difficoltà degli spazi che comunque in qualche modo erano legati al distanziamento sociale, e quindi in questo modo abbiamo dovuto sospendere il vecchio regolamento proprio per dare la possibilità alle attività di in questo momento di difficoltà di avere più spazio possibile. Quindi è necessario nel breve tempo dedicarsi allo studio e all'approvazione del nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per il montaggio di deorsi in generale. Poi ho approfondito la questione del testo unico sul commercio. All'articolo 19,4 c'è uno spunto per fare un ragionamento anche diverso sulle attività commerciali nel centro storico. In particolare in questo articolo si dice che per salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto nel centro storico, è possibile il divieto di vendita di determinate merceologie, dando spinta all'artigianato, all'enogastronomia e alle realtà produttive locali. Quindi vogliamo approfondire questo argomento per cercare in qualche modo di fare in modo che le attività commerciali del nostro centro storico, quindi facciamo riferimento certamente a Corso Garibaldi, Via Mazzini, il centro storico in generale, possiamo ragionare in un'ipotesi di finalizzare la vendita soltanto ad alcune tipologie di prodotto, magari mettendo da parte altri che in qualche modo possono rendere meno attrattivo il centro cittadino. Quindi questo mi sembra una cosa che possiamo fare e dobbiamo fare nel breve. E in più il successo della app relativa al commercio e alle attività in generale turistiche della nostra città ci spinge a fare un ulteriore passo in avanti, quindi di implementarla con la possibilità da parte delle attività commerciali, e quindi un lavoro che ho fatto insieme, di pubblicizzare le singole attività utilizzando l'app, implementando con fotografie, tipologie di che ogni attività può mettere i propri prodotti, con i prezzi, i menu e quant'altro. Quindi sono tre cose che nel breve tempo possiamo fare rapidamente e portarle a termine.
Se le condizioni saranno positive, naturalmente ci riproponiamo di organizzare il Natale, così come abbiamo fatto negli altri anni, sul modello delle date gentili di qualche anno fa, implementando il progetto della casa di Babbo Natale, delle luminarie, della mostra dei presepi, insomma, cercando di avere un cartellone minimo di eventi che questo naturalmente ci è consigliato da parte della questione Covid. Se il Covid sempre ci darà spazio, dobbiamo comunque riprendere il percorso interrotto con il Carnevale per festeggiare la 50ª edizione. Abbiamo immaginato poi di dar vita, nell'arco temporale breve di 2 mesi, ad una fondazione che possa gestire i beni comunali di interesse storico, turistici, culturali, cominciando naturalmente con il Cineteatro, così da restituire alla comunità una struttura di grande prestigio. È chiaro che questa è un'esigenza molto sentita da parte dei cittadini. Io sono sicuro che da qui a pochissimo potremo implementare i primi eventi e scrivere, sempre se le condizioni naturalmente del Covid ce lo consentiranno, un percorso di riapertura a 360 gradi della nostra struttura. Ci sono naturalmente anche altri obiettivi da raggiungere, per esempio nel campo della viabilità, nell'arredo e nel decoro urbano. Qua hanno fatto passi in avanti, voglio ricordare che tra le altre cose la società che dovrà gestire il recupero tributario ha anche l'obbligo di riorganizzare i tributi minori, significa che avrà l'obbligo di implementare nuove strutture per le affissioni, quindi plance nuove, dovrà obbligatoriamente togliere via le frecce che attualmente sono esistenti e rimettere delle strutture nuove. Questo naturalmente sarà all'obbligo della posizione di pensiline e quant'altro per rendere più agevole l'utilizzo degli autobus da parte dei nostri cittadini. Questo è, ripeto, sta nel loro contratto, noi seguiremo rapidamente tutto ciò che si dovrà fare per portarlo a termine. Ricordo insomma che in questi giorni anche il ragionamento avviato stesso in Consiglio Comunale insieme al Consigliere Verrone e con la collaborazione del Comandante Causeglia, siamo già riusciti ad arrivare a un ragionamento di modifica delle corse al fine di poter in qualche modo dare un contributo per quel che riguarda specialmente le corse mattutine, meglio organizzate per consentire anche agli studenti di arrivare vicino alla scuola, ed è un primo risultato ottenuto subito. Ancora, abbiamo intenzione di fare, abbiamo già fatto una delibera, una costituzione di un ufficio di piano che in qualche modo possa dare supporto all'ufficio urbanistica per lavorare sul PUC, sia negli aspetti da potenziare e migliorare, sia negli aspetti da modificare, implementando l'ufficio con dei tecnici che diano supporto all'attuale struttura tecnica organizzativa, anche dando una mano in termini di progettualità. Sapete che da qui a poco arriveranno, ci auguriamo presto, i fondi, questi fondi di cui si parla tantissimo per organizzare la resilienza, per implementare quelle che sono le difficoltà che abbiamo ricevuto a causa del Covid, e quindi una struttura tecnica adeguata che possa anche in qualche modo supportare l'ufficio in termine tecnico. Ancora, per quel che riguarda i lavori pubblici, voglio elencare rapidamente quelli che sono i lavori pubblici in questo momento sono stati già finanziati e avviati: il palazzetto di Concilio, 12 anni di vita il palazzetto, utilizzato fortunatamente a 360 gradi tutti i giorni e tutto l'anno. Per questo motivo era obbligatoria una manutenzione straordinaria, altrimenti il bene si sarebbe deteriorato. Dopo 12 anni di utilizzo è chiaro che c'erano dei problemi che si erano creati, dell'infiltrazione dell'acqua, diciamo una pavimentazione, un parquet deve essere rimesso a posto. Dobbiamo riportare i numeri per quel quadro di tributo a quelli diciamo del periodo della Serie A, insomma un lavoro importante che deve essere fatto, che non si fa per spendere soldi per buttarli, ma immaginate se non avessimo fatto questo intervento il palazzetto sarebbe continuato a deteriorarsi fino a che non poteva essere più utilizzato. Allora, come si fa pure in casa, ogni tanto si fa una manutenzione straordinaria, si rimette a posto tutto per dare più vita alla struttura. Credo sia quindi un obbligo oltre che una necessità. Riprenderanno i lavori della scuola primaria in località Mattina, lì c'è stato un problema anche lì relativo a dei finanziamenti del Ministero che non arrivavano. Per quel che riguarda il campo pulito, si è parlato di un campo messo all'asta, lì c'era una particella acquisita regolarmente da parte del Comune con un pagamento ai proprietari. Non è stato fatto l'atto immediatamente e quando fu fatto ci fu un problema legato
a una procedura di fallimento. E abbiamo chiesto al Tribunale, era il 19 settembre la data per la prima data di incontro per discutere della questione, e in quella data naturalmente il giudice avrebbe tolto le nostre particelle, perché prima non si poteva fare. Il Presidente del Tribunale è intervenuto molto garbatamente e ha anticipato dal 19 novembre al 1 ottobre questa causa, che ci consentirà quindi già dal 1 ottobre di consegnare i lavori per quel che riguarda l'inizio. Poi in questi giorni avrà inizio il lavoro della sistemazione dei marciapiedi in via Giotto, un progetto di pavimentazione della stessa e di marciapiedi, l'illuminazione che va, come abbiamo fatto, da Agropoli Nord fino a Mattine, il secondo tratto di illuminazione, quello che va praticamente, per intenderci, dallo Zanzibar fino nelle curve che vanno a Castellabate, fino al confine delle Castellabate, per illuminare tutta l'area della Marrota. Anche questa è un'opera finanziata che comincerà nei prossimi giorni. Ci sarà un altro intervento già finanziato e affidato per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio in località Verga, della scuola di Verga, e l'intervento di Piazza Vittorio Veneto, anche questo finanziato, che con delle modifiche strutturali verrà avviato lo stesso. Abbiamo ancora poi, questi sono lavori che cominceranno nel brevissimo tempo. Poi abbiamo un altro numero di lavori che gli interventi sono stati finanziati, gli uffici stanno lavorando per avviare i lavori stessi, un nuovo parcheggio in via Padre Giacomo Selvi, con il rifacimento del marciapiede fino alla stazione, quindi praticamente dalla stazione fino alla chiesa di Padre Giacomo, marciapiede, e lì in quell'area, nell'area delle ferrovie, un parcheggio. Stesso ragionamento per un parcheggio in via Dante Alighieri, con il rifacimento della rotonda che determina l'accesso in località Fuoddi. Poi questo è un altro importante provvedimento che abbiamo ricevuto, conferma del finanziamento sia del rifacimento di via Landolfi, molto importante per l'accesso al centro storico, il rifacimento del marciapiede, della pavimentazione stradale e del muro, diciamo, per chi sa, in modo tale da mettere in sicurezza quell'area, e di via Pisacane, sarebbe l'area per intenderci davanti al nostro palazzo civico, che ha anche un problema di frana, rischio di frana in corso. Anche questo è stato finanziato, lì si c'era tutta la pavimentazione dello stesso, e il tanto richiesto parco pubblico Bonifacio. Qui sono tutti gli eventi già finanziati, devono essere soltanto affidati per l'inizio dei lavori. E poi, come abbiamo detto nelle scorse settimane, di cui abbiamo già ripetuto e parlato, approvato il bilancio di previsione, andremo alla Cassa Depositi e Prestiti per richiedere, come è concordato, la richiesta di finanziamento per il commissariato di polizia. Queste sono le cose che nell'immediato possiamo fare. Aspettiamo notizie positive in termini di finanziamento anche di altre cose, ma oggi non le possiamo annunciare, però raccontiamo questo. Per quel che riguarda situazione demanio e quant'altro, avete sentito che sono arrivati i soldi per la rimozione della Poseidonia, quindi sarà immediatamente l'ufficio si metterà al lavoro per un progetto già avviato di rimozione della stessa. Lavoreremo anche per il ripascimento nuovamente dell'area di Trentova, come abbiamo fatto quest'anno, ma anche del Lido Azzurro. Si parlava col consigliere Di Filippo proprio di utilizzare questa tecnica di ripascimento leggero che ha funzionato, insomma, a Trentova, di riproporlo naturalmente per il prossimo anno lavorando su più arenili. Abbiamo già fatto una delibera di progetto dei taxi del mare, di cui abbiamo parlato, insomma, che come avete letto certamente e seguito da nostre informazioni, c'è la volontà, la voglia, insomma, di vivere anche quelle coste che non sono facilmente accessibili, ma di renderle vivibili ai cittadini e ai turisti, anche quelle, diciamo, che si possono magari raggiungere soltanto per mare. Stiamo lavorando con l'assessore D'Arienzo a realizzare una spiaggia per cani e un nuovo regolamento per la gestione delle aree marittime e demaniali. Per quel che riguarda l'ambiente, di qui a poco dobbiamo lavorare un regolamento con l'assessore Lambasona per la regolamentazione del centro di raccolta comunale. Voi sapete, il centro di raccolta è stato aperto, oggi i cittadini possono portare i loro rifiuti differenziati per la consegna. Particolarmente il problema era sentito per quel che riguarda gli ingombranti, ma siamo nelle condizioni anche di proporre un servizio, diciamo, diverso, quello di smaltimento. Anche per quel che riguarda le ditte che lavorano in città e che vogliono smaltire, che sono materassi, mobili usati, naturalmente tutto questo non potrà essere gratuito, ma in consiglio dobbiamo regolare un regolamento, perché se ci sta una ditta che ha necessità di smaltire, mi invento, 10
mobili, perché magari un'azienda che produce mobili e deve ritirare dai propri cittadini, lo può andare a portare, l'andrà a portare alla discarica, ma lì dovrà pagare, perché certamente i mobili non necessariamente l'ha venduta Globus, se l'ha venduta a Ogliastro, a Cicerale, a Salerno, e quindi dobbiamo lavorare sul regolamento per stabilire quali eventualmente rifiuti ingombranti potranno essere portati e quali saranno i costi a cui dovranno andare incontro. E così ragioniamo, si ragiona anche di altri rifiuti come sfalci di potature e quant'altro, e un regolamento ad hoc sarà necessario. Un'altra notizia importante che vogliamo dare è un lavoro che stiamo facendo sui beni confiscati. Abbiamo lavorato con l'Agenzia dei Beni Confiscati perché diversi beni che oggi sono stati confiscati verranno consegnati al Comune di Agropoli. Parliamo di 4 ville, parliamo di diversi terreni, parliamo di alcuni capannoni, insomma, e se questo ci verrà consegnato, come ci auguriamo, nei prossimi giorni, abbiamo già fatto la pratica e l'abbiamo completata, potremo accedere a un primo finanziamento che scade il 31 di ottobre di 200.000 euro proprio per i beni confiscati. Lì, diciamo, si potrà innescare anche lì un meccanismo virtuoso di utilizzo di queste strutture. Per quel che riguarda le politiche sociali, l'assessore sta lavorando a progetti da realizzare nel brevissimo, ho quasi finito. Il progetto Per Sempre Famiglia, un gruppo di parola per i figli di genitori separati, è un'esigenza sempre più grande, quindi stiamo lavorando a un progetto per accoglierli e per incontrarli in maniera migliore, dove si incontrano non solo i genitori ma anche i bambini, i ragazzi, e saranno coinvolti psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari. Ancora un altro progetto molto bello, il ruolo delle emozioni, sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, da quella psicologica a quella fisica a quella sessuale. Si lavora, come sapete, alacremente in questo campo così complicato, così difficile, e anche qui psicologi ed educatori si metteranno in campo per andare a parlare con gli studenti. Stiamo parlando soprattutto degli studenti della scuola secondaria di primo grado, perché abbiamo notato che a quell'età si cominciano ad affrontare questi problemi, ci sono delle distorture molto gravi dove qui dobbiamo fare il nostro compito per intervenire. E infine un altro progetto molto interessante, il progetto Studiare come un gioco, educazione allo studio e recupero scolastico post-Covid. Questo è un altro problema psicologico non da poco che stiamo notando nei bambini, la difficoltà di questo periodo così difficile le ha impedito, insomma, il confronto con tanti bambini. Ci sono delle situazioni che si stanno notando nelle scuole e gli assistenti sociali ce lo stanno segnalando, e dobbiamo subito intervenire per dare il nostro contributo alle famiglie. Quindi sono alcune cose che ho voluto segnalare e portare a conoscenza del Consiglio Comunale, perché sono cose che dobbiamo lavorare e portarle a termine nel brevissimo tempo. Le possiamo fare, possiamo dare dei segnali ulteriormente alla città, e mi farebbe piacere, insomma, come dire, comunicarle, allegare questo documento al Consiglio, alla delibera di Consiglio, in modo tale che sia un ulteriore elemento programmatico, in qualche modo potrà essere seguito e magari messo a compimento. Quando uno dice una cosa e la pubblica, si impegna con se stesso, nel senso che si potevano non dire queste cose e magari farle. Dirle significa, diciamo, impegnarsi pubblicamente per dare a noi stessi un ulteriore stimolo per portarla a termine, e di questo si tratta oggi. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi. Allora, consigliere Botticchio. Sindaco dice potevamo non dire, vabbè, qualcosa pure doveva raccontare, non è che qua raccontiamo solo disastri, cioè siamo a settembre e mi sento dire arriveranno 500.000 euro per le alghe, cioè gestore di azienda balneare, no? Un imprenditore dice adesso sono arrivati 500.000, è come dice guarda dovevamo riprendere il morto ma non avevamo l'ossigeno, era malato terminale, ci è arrivato dopo che è morto. E quindi qualcosa voi dovete raccontare, si sa bene che la gestione è fallimentare, perché fallimentare ci sta, io ho fatto un altro reportage, se lo vogliamo chiamare, quindi dei revisori, e i revisori vi ammoniscono se non cambiate rotta, perché mo' il Covid vi ha salvato quei 4-5 milioni, prima c'era l'auto Velox. Voi siete macchine distruggi soldi pubblici, voi non avete rispetto dei soldi pubblici, quindi essendo che non avete rispetto, però l'auto Velox poi è stato chiuso, siete stati molto sfortunati, però poi avete incassato bene il Covid, quindi avete qualcuno in cielo che ogni tanto vi piglia e vi solleva. E poi lei ovviamente fa bene, il sindaco ci mancherebbe, perché non deve raccontare. Quando si è in campagna elettorale si cerca sempre di fare il proprio lavoro. Il bilancio non è da votare, io voglio vedere adesso i consiglieri che alzano la mano a questo bilancio, cioè si prevede che cosa?
I debiti ci sono, i debiti ci sono, sì il Covid, ma il Covid poi non è che durerà, almeno mi auguro. È una città priva di servizi, 300.000 euro, vedi, dopo 10 anni dice è stato usato notte e giorno, altri 300.000 euro, però noi paghiamo il mutuo quando è nato quel palazzetto, quindi il mutuo si dice in politica, nella tecnica amministrativa, che quantomeno deve durare per il periodo del mutuo, cioè noi paghiamo il mutuo, ne facciamo ancora un altro, attenzione, per riparare quando c'è ancora il mutuo del palazzetto, cioè noi siamo pieni di mutui, loro hanno acceso un sacco di mutui, poi rifanno altri mutui per riparare pure il mutuo che ancora vige. Quindi è uno sbilancio, questo non è un bilancio, poi voi lo dovete votare, probabilmente lo dovete votare, che ne so, io mica posso nella vostra testa. Io vi posso consigliare che non è da votare, anche perché qua ci sono parecchie avvisi, avvertimenti dei revisori dei conti, perché loro dicono, ci sta i debiti fuori bilancio per quanto riguarda le spese legali, incarichi ad avvocati, ma almeno dateli agli avvocati di Agropoli, tutti questi soldi buttati al vento, cause perse, cause vinte, tutto questo che fate, lasciate stare, fate un'avvocatura comunale e non arrivano centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda i debiti fuori bilancio per gli incarichi legali, cioè voi vi buttate in coppa tutti gli incarichi legali. Lasciate perdere parenti, amici e compari, finitela con queste clientele, perché le clientele non danneggiano voi, no, voi state sempre a calzi 30 anni, danneggiano il popolo di Agropoli, è il popolo che deve dire, la riscossione coattiva la farà il popolo, dice ma quelle erano gente che non ha pagato, ma sono anni che non ha pagato, come mai? Potevamo provvedere in un altro modo, ma loro a riscossione coatta, cioè mo devono cacciare i soldi e basta. Perché il Covid a loro li ha penalizzati, a voi vi ha aiutato perché riuscite a chiudere al momento, perché voi, attenzione, per me il bilancio del Comune d'Agropoli è un morto terminale, c'ha l'ossigeno, e l'ossigeno quando è non è che dura per sempre, quindi un malato terminare con l'ossigeno poi finisce, quindi voi siete verso il burrone e lo dice anche i revisori dei conti, lo dicono, tanto si è visto un parere contrario, voglio dire, sul 31 dicembre, quindi voi siete messi molto male, il Covid vi ha rincuorato, vi ha rimpinguato un po' le casse, ma le casse sono in deficit, perché voi continuate a fare mutui, mutui e mutui, e non va bene, a gestione è fallimentare, è una cattiva gestione, continuate a oltranza, perché ci siete dentro, fra 8 mesi si vota, che fate? Dice che facciamo? E come facciamo questa campagna elettorale? Quindi nei debiti ne fate altri, continuate, ma la città è spoglia di servizi, nelle scuole a volte manca pure il detersivo, voi una cosa avete sbagliato, io al posto vostro avrei curato la città e lasciavo perdere le clientele, non me ne fregava niente, io voglio curare la città, e sistemato gli interinali nella partecipata, perché quelli anche andavano aiutati, si aiutano le persone, i fasce meno abbienti. Non si fa sempre, perché leggere certe carte, io mi vergogno come politico, ripeto, io non è che ci devo tornare l'anno prossimo qua, però prima che una persona arriva l'anno prossimo vogliamo cercare di dare una dritta, ah ma lascia stare, cioè spendere nelle pratiche legali, ma avete fatto passare cose turche, per che cosa? E io ho visto avvocati di fuori, ma veramente, perché? Noi abbiamo gli giovani avvocati, noi pensiamo prima alla nostra città e poi fuori, quindi io il bilancio me lo sono letto insieme a un mio consulente e non è da votare, questo qua, 2021-2030 non è da votare, quindi voi consiglieri vi prendete una grossa responsabilità, ma veramente grossa, e poi mi spiego, cioè mi domando e dico perché ve la prendete? Quello è il problema, vorrei sentire uno di voi perché lo vota, qual è la, perché è spinto a votare? Ma non c'è stato politico libero che fa con spirito analitico, dice io ho visto le carte, veramente, perché anche perché ci sono i revisori dei conti, c'è il dottor Fortunato, che io gli ho fatto una domanda sui debiti fuori bilancio, e mi risponderà, sì, i debiti fuori bilancio ce li portiamo ancora dietro, dottor Fortunato,
Questo è, quindi attenzione, io vi dico di non votarlo questo qua, perché veramente vi pigliate una grossa, ma grossa responsabilità. Quando uno deve pensare, quando li spende i soldi, non dopo che li ha spesi, perché dopo che li ha spesi, io ho avuto un'azienda 30 anni, quindi so bene, adesso c'è mio figlio, quando li hai spesi, è inutile, mica che arriva, arriva un'altra pandemia, e che arriva, cioè la pandemia fa bene sempre a voi. O l'autovelox, vediamo dove piazzare. La città di Agropoli è una città turistica, bisogna dare sviluppo alle risorse proprie, è bella come il sole Agropoli, ammazzate Agropoli per campare l'autovelox e schifezze varie, ma votate veramente, ma io mi guardo uno per uno, mo calzate la mano, vi devo guardare. Grazie consigliere, vuole fare un chiarimento l'assessore Benevento in merito agli avvocati, giusto assessore, prego. Intanto buonasera a tutti, soltanto per dovere di cronaca vorrei rispondere un attimo a Gisella, ma anche per ovviare ad alcune voci che ho sentito nell'ultimo periodo, perché ovviamente leggendo o se venendo a sapere nel paese di eventuali 500 incarichi legali e di spese di 500.000 euro, mi sono messo paura anche io, non lo nego, però nel rispetto reciproco dei ruoli penso che sia giusto che io come assessore al bilancio, come assessore al contenzioso, dica i numeri precisi. Parliamo dell'anno 2021 e a scapito di chi ha detto che il Comune di Agropoli ha conferito 50 incarichi per un valore di 500.000 euro, è giusto precisare, partendo dall'assunto che questa amministrazione è stata la prima amministrazione ad adottare una short list, ed ovviamente io sono d'accordo con il consigliere Botticchio quando dice facciamo lavorare i giovani di Agropoli, ma se andate a vedere gli incarichi legali dei ragazzi che vengono scelti, vengono dati uno per ciascuno, poi quando finisce il giro la short list continua a provvedere. Detto questo, voglio ricordare che siamo stati la prima amministrazione ad adottare la short list. Torniamo ai numeri, il Comune di Agropoli alla data del 15 agosto, dove più o meno mi sembra che ho cominciato a sentire dei numeri un po' strani, ha conferito nell'anno 2021 46 incarichi legali, di cui 7 sono stati incarichi affidati interni, perché oggi abbiamo degli avvocati interni che riescono a costituirsi per le cause fino ad un valore di 1.000 euro. 2 di questi incarichi sono stati conferiti a titolo gratuito ad un avvocato che ne ha fatto espressamente richiesta, e 5 di questi incarichi sono incarichi del tutto eccezionali, perché quest'anno abbiamo avuto 5 incarichi relativi al PUC. La spesa è di circa 80.000 euro. E questo era dovuto, lo ringrazio. Grazie assessore, prego consigliere Pesca. Buonasera, io credo che oggi parlare del bilancio il 19 settembre sia una sconfitta della politica amministrativa. Spiego perché. Noi praticamente arriviamo a questo momento ad approvare il bilancio, laddove doveva essere approvato, come diceva l'assessore prima, il 31 di dicembre del 2020. Perché? Perché noi abbiamo vissuto per ben 9 mesi con esercizio provvisorio, non con il bilancio. È così. E oggi, se stiamo votando il bilancio, e tutti quanti qua siamo presenti, tutti i consiglieri, solo perché vi è stata la diffida da parte del prefetto, ricordiamolo. Cioè abbiamo avuto la diffida da parte del prefetto, perché altrimenti, questa la diffida del prefetto è sicuramente antecedente rispetto alla convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio. È un dato oggettivo, che poi voi mi dite, comunque eravamo pronti in un'altra cosa, ma che c'è stata questa diffida è pacifico. Ora andiamo ad analizzare, adesso il sindaco ha discusso un po' di quello che era il programma più o meno che è più alto che un programma elettorale, e quindi non entro nel merito, ma voglio dire, per quanto riguarda il bilancio di cui oggi parliamo, io ho qua il documento unico di programmazione dell'anno 2020-2022, cioè quello dell'anno scorso. Ebbene, lo stesso documento di programmazione è sovrapponibile ed è uguale a quello del 2001-2023.
Quindi, se noi consideriamo il bilancio come l'atto principale della pubblica di un'amministrazione comunale, dobbiamo ritenere, e io ritengo che debba essere fatto, portare che cosa l'amministrazione comunale, qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che cosa l'amministrazione voglia fare. Ora noi ci troviamo con due bilanci di programmazione uguali, quindi non c'è molta fantasia rispetto al dover fare e a discutere della programmazione. Ma via di più, io ritengo che è un fatto naturale, perché se noi oggi, come pubblica amministrazione, no, non abbiamo gli assessori fondamentali di un'amministrazione comunale, per una città come Agropoli, noi non abbiamo un assessore al ramo del turismo, quando Agropoli vive di turismo. Non abbiamo un assessorato ai lavori pubblici, quando i lavori pubblici sono fondamentali per la nostra città. Non abbiamo un assessorato al commercio, quando ci sono tante attività commerciali. Noi abbiamo altri tipi di assessorati che dovevano essere fondamentali, come anche al porto. Perché dico questo che sono fondamentali? Per un motivo. Perché è chiaro che quando si programma il bilancio, che cosa si fa? Ogni assessorato nel campo suo, e non il funzionario, guardate bene, non il funzionario dà un parere tecnico, ma è l'assessore preposto che viene ad indicare qual è l'obiettivo che si prefigge, come nel turismo, nel commercio, nei lavori pubblici e altre parti. Quindi non avere questo qua determina che è un bilancio che, come al solito, è solo basato sui numeri. Perché oggi, mi fermo un attimo l'assessore, perché assessore, voi siete l'assessore al ramo, ed è giusto, che voi poi dovete rifare tutto, vendere tutto quello che sono i programmi e poi armonizzarli in un discorso contabile. Però qua la contabilità è solo di numeri, non di programmi. Io non ho letto, e sfido a trovare, laddove c'è un programma per ogni settore. Questo che cosa determina? Determinerà quello che è successo l'anno scorso. Noi, è inutile che noi giriamo intorno ad un problema. Noi abbiamo vissuto un'estate negativa. Noi abbiamo vissuto un'estate con la Posidonia, con le alghe, accumulate sulle spiagge. I tanti turisti che io con cui mi sono interfacciato, mi hanno rinfacciato questo ad Agropoli. Era risolvibile il problema. Io ritengo che si doveva tentare di risolverlo. E come tentare di risolverlo? Con una posta specifica nel bilancio dell'anno scorso, cosa che non è stata fatta nemmeno quest'anno. Cioè indicare come riuscire eventualmente ad intervenire su quelle spiagge. Noi, come il mio Movimento 5 Stelle, prima che io entrassi in Consiglio Comunale, gli aveva dato uno spunto, che era quello di creare questa macchina particolare della vagliatura tra la sabbia e la Posidonia, per far sì che ci fosse una sabbia pulita, la Posidonia altrettanto pulita, e poi cercare come risolverla, perché avevamo delle spiagge magari più pulite con la sabbia e avevamo questa Posidonia che non era più un rifiuto. Invece niente. Quando noi ci siamo ricordati di intervenire sulle spiagge, lo sappiamo tutti, a giugno, abbiamo fatto la delibera a giugno per questi 500.000 euro che sarebbero arrivati dalla Regione per rimuovere le alghe, ma naturalmente è chiaro che con la normativa vigente non si poteva non rimuoverle se non rimetterle sulla spiaggia stessa. E quindi abbiamo vissuto questo momento. Allora, qual è un programma serio? Il programma serio è individuare sin d'ora i fondi per poter intervenire su quell'argomento. Così come oggi noi veniamo da un periodo pandemico, con delle famiglie che sono piene di debiti e commercianti che non ce la fanno più ad andare avanti. Ebbene, nel bilancio una posta ad hoc per loro non è stata prevista. Nonostante che vi sia, e voi lo sappiamo tutti quanti, vi sia stato da parte dello Stato un intervento a favore dei comuni, 4-5 milioni di euro che sono arrivati per la pandemia. Quindi noi potevamo intervenire anche su questo, potevamo stanziare una parte di questi fondi per quanto riguardava le persone in difficoltà e le famiglie in difficoltà. Nemmeno questo è stato previsto.
Non è previsto qua. Come? Ma no, non è, io dico, la difficoltà non è stata prevista nel bilancio, una fonte a favore di queste persone non c'è nel bilancio, che poi lo portiate avanti, che poi sarà un finanziamento e che voi poi riuscite a farlo, è un altro discorso, come lo stesso intervento che ha fatto il sindaco. Come io ritengo una cosa sconcertante, ne parlavo col consigliere pure Di Filippo, non è possibile, però dobbiamo dire ai cittadini di Agropoli che il volano dello sviluppo di Agropoli, che è il porto di Agropoli, sia per il comune di Agropoli un costo. Tutti i pontili, tutti quelli che hanno i pontili sul comune di Agropoli, hanno avuto delle risorse economiche eccezionali, tutti privati. Il comune di Agropoli ha nelle poste come costo il porto di Agropoli. È gravissimo. Perché dico questo? Perché laddove non sono fatti degli interventi, vanno effettuati. Cioè non è possibile avere questi costi. Ci sono tante altre problematiche poi. Io volevo chiedere all'assessore sul punto. Noi abbiamo dato incarico ad una società di discussione, no? Per i debiti, giusto? Volevo chiedere, ma queste società vengono pagate sul riscosso o sull'accertato? Sul riscosso, credo, no? Sul riscosso, sì. Meno male, almeno questo, in modo tale che così, almeno i cittadini non ci rimettono, al comune anche... No, anche altro. Quindi io dico, sindaco, che il problema è uno. Non cerchiamo soltanto di portare e armonizzare i costi di un bilancio, come se fosse sempre una società privata, dare e avere. Il bilancio va programmato con i costi inerenti a quello che è lo sviluppo di una città. Oggi tutto questo nel bilancio che voi apprestate a votare, perché noi opposizione non lo facciamo, sicuramente non è previsto. Quindi una delle cose che dovete evidenziare, ed evidenziamo, qual è l'obiettivo principale di un comune nei vari settori in cui agisce. Grazie. Grazie a lei, risponde l'assessore. Ma prima che risponde Roberto, che ha seguito meglio, consigliere Pesca, voglio farli notare, quando lei dice ma come approvare il bilancio mo? Noi la possibilità di approvare il bilancio l'abbiamo avuto solo dopo che ci hanno comunicato, come a tutti i comuni, come risolvere il problema sollevato dalla Corte Costituzionale rispetto ai famosi fondi FAL, ok? La comunicazione va del 4 agosto. 4 agosto, una settimana di tempo per organizzare gli uffici il bilancio, 10 giorni. Il tempo di leggere con i revisori, dare tempo ai revisori di esprimere il parere, ok? Dare i 25 giorni di tempo ai consiglieri, io penso che l'abbiamo fatto 25 per il consultivo e 20 per il previsto. 20 giorni, va bene, 20 giorni. Penso che abbiamo fatto il lavoro. Io non voglio, se vorrà dirlo, ci sta il comune del collegio, chiedete al comune del collegio dei revisori con quanto impegno e quanta velocità, diciamo, si è messo in campo per arrivare il più breve tempo possibile. La data del 19 è una data che non è dipesa dal comune di Agropoli, chiaro, consigliere Pesca? No, però 4 agosto al 19 è un tempo minimo. Chiedete al collegio. Adesso c'è un minimo di. E potevamo approvarlo prima del 4 agosto? Non potevate approvarlo prima. Non si poteva approvare prima. Abbiamo fatto la relazione in 2 giorni, però dovete mettere i 15 giorni ad arrivare al 19. Cioè, noi dopo 2 giorni in giunta abbiamo approvato il bilancio. Prima non si poteva fare. E allora il prefetto che ha solo fatto per la... chiarezza, non no, perché no, ma il prefetto che ha fatto la diffida, quindi andrebbe redarguito per aver fatto una diffida. Consigliere, nemmeno dopo un mese da quando era possibile approvare il bilancio. La diffida del prefetto è arrivata ampiamente dopo che le carte a disposizione erano state messe, le carte dei bilanci del rendiconto a disposizione dei consiglieri. Arrivata sì prima della convocazione ufficiale del Consiglio, ma è arrivata ampiamente dopo la messa a disposizione dei documenti a tutti voi consiglieri comunali, come stabilisce il regolamento comunale. Non è stata la diffida, d'altra parte la questione, si può anche discutere la questione della diffida, cioè io come facevo,
Se io il 4 agosto ho questa comunicazione e prima non potevo approvare il bilancio, come facevo, diciamo, a approvarlo nei tempi? Cioè, era, abbiamo già fatto i miracoli. Quindi la difesa, secondo me, è una comunicazione fatta da un funzionario della prefettura, ma secondo me se avesse valutato bene quello che realmente è avvenuto, secondo me non andava fatta la difesa. Però, voglio dire, ormai è andata, il bilancio è stato approvato, ma prima non era possibile farlo. Io capisco, dottore... No, voglio capire una cosa. Allora, quindi, questo bilancio, lei può affermare che non si poteva approvare prima del 4 di agosto? Conferma questo, lei? Non ho capito. Lei conferma che il bilancio non poteva essere approvato prima del 4 agosto? Non avevamo i documenti, stavamo aspettando. Cioè, quali documenti? Scusi, che documenti gli servivano? C'era il problema del FAL che dovevamo avere dagli uffici competenti che non avevamo ricevuto. L'abbiamo ricevuto il giorno 2 o il giorno 3, non ricordo bene, e abbiamo lavorato tutti e tre i revisori per mettere in condizione il Comune di poter convocare il Consiglio nei 15 giorni. Sì, ok, ma da chi doveva arrivare questo FAL che non l'ha mandato? Perché non c'è stata diffida a inviare questi documenti? Consigliere, forse posso essere più preciso. Luglio è stato approvato in via definitiva il decreto sostegni bis il 27-28 luglio, se non, con modificazioni rispetto alla versione originaria. Nella versione definitiva il governo ha introdotto un articolo ad hoc per tutti i 1200 comuni d'Italia che avevano problemi del FAL, del Fondo Anticipazione di Liquidità, di cui alla famosa sentenza 80-2021 di cui abbiamo ampiamente discorso. In data 3-4 agosto il Ministero ha diramato il decreto di quanto aspettava ad ogni ente, sia in termini di fondone Covid, sia in termini di aiuto per la ripartizione del FAL, e in data 6 agosto siamo andati in giunta per l'approvazione del consuntivo e per l'approvazione del bilancio di previsione. I revisori, che per regolamento e per legge hanno 20 giorni a disposizione, hanno consegnato la relazione in data 27 di agosto. Il 30 di agosto l'ufficio ragioneria comunica a tutti i consiglieri la messa a disposizione dei documenti in modo da dare, come da regolamento comunale, il tempo a ogni consigliere di valutare. Lei prima parlava di programmazione, consigliere Pesca. Ma io ricordo che il regolamento dà uno strumento a tutti i consiglieri di eventualmente riparare alle mancanze, perché qua non siamo, si chiama emendamento, però ricordo che l'emendamento, il regolamento prevede pure che ogni proposta debba trovare le risorse ad hoc perché quella proposta possa essere portata. Quindi è facile venire in questa sede e dire non siete stati bravi a programmare, però io in questi 4 anni di amministrazione non ho mai visto un emendamento da parte della minoranza. Grazie. Allora cominciamo a parlare adesso, chiariamoci subito una cosa. Tutte le comuni d'Italia non potevano approvare il bilancio. Tutte le comuni d'Italia non potevano approvare il bilancio 2004. Assolutamente no, consigliere. Nel sicuro di questo, perché parlo di 1200 comuni, ha detto lei. Sì, sì, sì. Tutti sì, i comuni d'Italia. Sì, sì. Ah, 1200 comuni d'Italia. Perché prima non ti poteva approvare. No. C'è stato fatto il primo decreto legge sostegni aveva spostato il termine di approvazione al 31 luglio 2021. Al 31 luglio per tutti i comuni che avevano la problematica con il FAL. Che avevano la problematica, quindi il comune aveva la problematica. Gli altri comuni. E le sto dicendo, 1200 comuni, gli altri non avevano la problematica. Quindi altri comuni che avevano questa problematica potevano approvarlo. E comune di Agro aveva una problematica sul FAL. Con altri 1200 comuni in Italia. Sì, con altri 1200 comuni. Quindi non tutta Italia. E messo 1200 comuni, non tutta Italia. Prima. Secondo, gli emendamenti, caro assessore, si propongono su una proposta. Se manca la proposta di che cosa volete fare nei vari settori, c'è un bilancio, ci sono le risorse. Il bilancio è parlato dalle risorse. Devo parlare adesso, una volta parli e poi una volta parli. Tu parli che la minoranza non ha fatto emendamenti, ma l'emendamento va fatto su una proposta. Su che cosa si vuol fare? Nell'atto deliberativo che stiamo votando, non c'è nulla. Nulla, dico nulla
di programmato che, parte, che possa essere turismo, commercio e altre cose. Allora, se non c'è questo programma, quale emendamento dobbiamo portare? Grazie. E poi, un'altra cosa, voi la minoranza, per quanto riguarda il bilancio, avete mai coinvolto? Grazie. Io risponderei a Muto Alipassi. La minoranza non ha proposto un emendamento. E quando parliamo di apriamo un ospedale, abbiamo fatto le battaglie delle alghe, dell'ospedale, dei disservizi, non abbiamo proposto. Ma qua ci vuole stomaco. Non è una proposta di bilancio. No, è proposta. Non è una proposta, è una di bilancio, proposta, è una proposta di dare politica, servizi alla non è una città. E lei ha fatto l'assessore, apparecchia tutto. Si chiama apparecchio. È un apparecchio, si chiama apparecchio tutto. Lei i numeri quadrano sempre con lei. 4 anni ha fatto questo. Grazie. E poi va a dire pure alla minoranza, non fate le proposte. Ma combattere a voi, ma pensate che è facile? È facile, non è per niente facile, non è una passeggiata. Infatti i cittadini di Agropoli stanno molto alla larga da questo comune. Grazie. E sa, portano sempre buone perché hanno paura. E poi la gente ci ferma a noi di opposizione, potete dire questo. Poi alla fine non facciamo le proposte. E che proposte possiamo fare? Un ospedale che ci ridono. Avete ospitato e c'era lei vicino a De Luca, viene la camera iperbarica. Dov'è la camera iperbarica? Perché io non ho combattuto per la camera iperbarica, non combatto per un pronto soccorso. Non sono proposte queste, e cosa devo fare? Grazie, consigliere. Cioè viene ammonita la minoranza, ma vergognatevi. Consigliere, grazie. Altri interventi, consigliere Abate, prego. Allora, abbiamo assistito all'inizio di questo show, e questo è stato uno show, questo consiglio comunale, uno show della maggioranza, ma soprattutto uno show del sindaco, a tante difficoltà che sono intervenute nel 2017 in poi, tante difficoltà normative, tante difficoltà di calcoli finanziari, di conteggi, e queste vicissitudini normative quindi praticamente gli hanno dato adito, pure all'assessore, di trovare una serie di giustificazioni. Queste vicissitudini normative invece investono tutta Italia, così come è ovvio che sia, e non hanno creato praticamente tante questioni negli altri comuni, se non in pochissime, e poi vedremo, passeremo dai 1600, scenderemo ai 320 comuni, vi faccio capire un po' di tutto. Torniamo un attimo quindi alle parole che mi riecheggiano ancora nella mente, non nelle orecchie. Quando le casse sono piene è facile amministrare, quando le casse non sono piene allora è difficile amministrare. Sono cambiate le regole per calcolare le entrate e quindi di conseguenza si ha un crollo nelle entrate, ed avendo avuto un crollo nelle entrate noi non possiamo quindi assicurarvi quello che vi abbiamo assicurato, anzi per questo meritiamo un premio, siamo stati bravi, complimenti a destra, complimenti a sinistra, complimenti a X, complimenti a Y. Il tutto andrebbe effettivamente poi valutato parola per parola. Abbiamo superato un periodo difficile, ma torneremo alla normalità. E giù un elenco di normalità. Un elenco che poi è stato anche concesso di elencarlo in modo improprio, e poi vediamo anche perché. Alfieri aveva condotto la macchina con velocità. Di conseguenza, avendola condotta con velocità, eravamo una città all'avanguardia, avevamo quindi spinto praticamente l'acceleratore su quelle che erano le questioni economiche, cambiando la normativa ci siamo trovati quindi ancora più in difficoltà di una città normale o di un paese normale. Poi vorrei capire la condizione normale dove sta. Poi abbiamo esaminato il rendiconto, abbiamo trovato una forte, fortissima anomalia sul rendiconto 2020 che risale agli equilibri di bilancio, all'assestamento generale di bilancio, e che permane questa anomalia, permane l'invasione di campo da parte della Giunta nei confronti del Consiglio Comunale, permane quindi praticamente un dubbio di consuntivo da cui poi parte, decolla e si riverbera nel preventivo. A meno che
Agropoli non sia particolarmente guardato. Il fallimento, a mio modo di vedere, di questa amministrazione è ormai conclamato. Penso che non ci sia più necessità di tante spiegazioni. Il fallimento economico e finanziario, la colpa del fallimento economico e finanziario, degli errori economici e finanziari, sarà valutata dalla Procura della Corte dei Conti. Invece noi cittadini abbiamo l'obbligo, il dovere morale di valutare il fallimento politico di questa amministrazione. Un fallimento politico che onestamente a questo punto penso sia sotto gli occhi di tutti. Loro, questa amministrazione, ha avuto la capacità anche di farmi sentire in difficoltà alcune volte quando io dicevo evidenze nette, certe. Cioè nella stessa seduta, difatti oggi noi abbiamo approvato i verbali della seduta precedente, io sono stato ad approvare i verbali della seduta precedente perché li ho letti e sono stati correttamente compilati, c'è scritto in modo chiaro ed inequivocabile che io invito l'amministrazione ad ammettere che loro hanno peggiorato il disavanzo nell'anno 2019. Una risposta primaria del sindaco evadeva e io dovevo ritornare sulla domanda, una risposta secondaria dell'assessore, è trascritto in delibera, ve la potete far leggere dal segretario comunale se volete, perché l'ha trascritta benissimo. Io dovevo ritornare sulla domanda fin quando categoricamente ho dovuto ripetere, e ne potete vedere le registrazioni, in modo categorico, avete peggiorato il disavanzo. Avendo peggiorato il disavanzo sarete immessi giustamente in una certa valutazione. E difatti l'ente che hanno peggiorato il disavanzo superiore al 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto quindi del 2019, hanno avuto una forza, la mano di Dio, io non sono sportivo, diceva Maradona quando segnò praticamente con la mano, hanno avuto la forza, la mano dell'aiuto statale, perché questi comuni, e sono 320 comuni, 4 comunità e 2 enti, non ricordo provincia, questi comuni hanno avuto la possibilità di redigere il bilancio fino al 31 luglio del 2021 e hanno partecipato a una suddivisione di un fondo assegnato dallo Stato. Se non vado errato, questo fondo era inizialmente di 320 milioni, no, 660 milioni per l'anno 2021. Quindi, in funzione di questo elenco particolarmente ridotto dei comuni d'Italia, cioè 1600 come dicevano prima, poi ridotto a 320 solo quelli che avevano superato, praticamente aggravato il disavanzo esistente nel 2019, incassano pure un aiuto, incassano un aiuto e difatti nel ripartire i fondi dei 660 milioni, mi sembra che il Comune di Agropoli, non voglio andare errato, ci sta il revisore che potrà correggere, ma è incassato 2 milioni e 9, una cosa del genere, solo da questo ripartizione. Quanto? 292, quindi ricordavo errato. Ha incassato quindi che è solo allora, e soltanto allora si apre la possibilità per il Comune di Agropoli di preparare il bilancio. Perché fino ad allora, fino a quando non si aveva la certezza matematica che Agropoli venisse incluso in questi 660 e per quanti somma venisse incluso, si languiva, non era possibile e quindi perciò hanno ritardato. Perché è vero che senza questi milioni non potevano incominciare a far quadrare il bilancio. A proposito, a tal proposito, assessore e cortesemente collegio dei revisori, mi volete dire nella nota integrativa se veramente spiegato tutto quello che impone la legge di spiegare, cioè il comma 1 ter dell'articolo 52 della legge che ha convertito il decreto sostegni bis, indica chiaramente che nella nota integrativa doveva essere spiegato
L'evidenza della copertura di questa spesa e la necessità, nonché chiara, specificata, che questa spesa non venisse usata praticamente per finanziare spese correnti o coperture di indebitamenti o coperture di anticipazioni. Me lo vuol trovare nella nota integrativa dove è trascritto questo? Perché io l'ho girata da cima in fondo e da fondo a cima, non ho trovato un accenno a questo che la legge obbliga. Perché la legge lo obbliga? Secondo voi la legge lo obbliga perché ha uno spirito di compassione o perché uno spirito praticamente di collaborazione con noi? La legge lo obbliga perché evidentemente ci sta una motivazione di diritto che ne conseguirà, cioè che questi fondi debbono essere usati solo e soltanto per determinate funzionalità. Però la legge dice, oltre a farmelo vedere nelle tabelline, dimmelo esplicitamente nella nota integrativa, laddove nella nota integrativa doveva essere trascritto tutto ciò che il sindaco testé ha enunciato come proposizione. Se è vero che lo vuole mettere come allegato, doveva rientrare nella nota integrativa, perché io, consigliere di minoranza, avrei dovuto avere la possibilità, ancora una volta, e ve lo ricordo, di leggere questo programma nella nota integrativa e prepararmi oggi per poter dare delle risposte. Ulteriore assalto sui poteri e sulle competenze del Consiglio Comunale. Ma non finisce qui l'ulteriore assalto dei poteri e sulle competenze del Consiglio Comunale, perché mi sembra, Collegio dei Revisori, che lei, insieme ai suoi colleghi, ha dichiarato che addirittura nel bilancio ha riscontrato che con delibera di giunta comunale, quindi la solita giunta comunale, 11 marzo 2021 ha deliberato l'acquisto delle quote societarie della CST Sud per un importo di comprensivo di spese notarile, non rispettando la volontà del Consiglio Comunale che con una delibera del 31/12/2020, una di quelle che risalgono a quella seduta, però di consiglio quella volta, ha deliberato la razionalizzazione di tale partecipazione. In quella delibera si legge di fatti la partecipazione non può essere mantenuta. È vero, Collegio dei Revisori? Certo, certo. Io sto dicendo soltanto se è vero, perché non sono credente, cioè nel senso, mi correggo, ho usato una terminologia, però non sono creduto quando io parlo, e quindi, ma non sono creduto non solo da loro, anche dai cittadini che dovrebbero incominciare ad aprire le orecchie e la mente per poter praticamente rendersi conto delle modalità con cui si amministra questa città. Allora, mi vuol trovare quella nota integrativa dove è scritto quella frase? Me la posso venire a prendere, perché io non ce l'ho dietro. Metto la mascherina e vengo. Questa non è una nota integrativa, questa è, Dio mi perdoni, un castigo di Dio. Quella non è una nota integrativa, se la leggete, quella è una serie praticamente, diciamo, di concetti espressi là, ma non documentati, cioè perché ho impegnato X, questo X lo devo coprire con questo e non posso distrarlo per quest'altro. Quello che dice l'articolo, allora facciamo così, così sono più chiaro, l'articolo 1 ter, la disposizione del comma 1 ter dell'articolo 52 non sono state rispettate. Lo dichiaro io a verbale, me ne assumo le responsabilità. Non sono state rispettate. La nota integrativa non riporta ciò che avrebbe dovuto riportare. Allora, io non voglio farla lunga, perché ormai non sono sceso e non continuerò a scendere in quelle che sono le particolarità di questo bilancio, perché sarebbe perfettamente inutile, perché ormai Agropoli è al collasso e non ha assolutamente una via di uscita, se non quello dell'aiuto statale. Siamo tornati alla vecchia tipologia di amministrazione: spingo l'acceleratore, vado avanti, indebitamenti, anticipazioni, tanto alla fine lo Stato interverrà. E difatti, ancora una volta,
Questa volta lo Stato per 320 comuni. A tal proposito vi dico che in tutta l'Unione dei Comuni soltanto Cicerale ha avuto un'altra volta questo benefit di amministratori inefficienti. Questo è un benefit per amministratori inefficienti. L'ha avuto, gli altri comuni invece hanno fatto il bilancio regolarmente, con regolarità, quindi non hanno avuto nessun aiuto. Non voglio rileggere le raccomandazioni che ha fatto il Collegio quando dice: sulla base delle analisi fatte, sia nel contesto di tale relazione, sia al rendiconto 2020, il Collegio ribadisce le considerazioni espresse in sede di relazione del conto consuntivo 2020, e cioè l'ente si ritrova in una situazione economica finanziaria abbastanza delicata, dovuta soprattutto al rilevante disavanzo da ripianare nel triennio, e pertanto richiede da parte degli organi dell'ente di vigilare. Quindi il Collegio, che usa sempre termini soft, termini leggeri, praticamente ha detto: riaprite un'altra volta gli occhi, dopo averlo detto a chiare ed inequivocabili lettere nel rendiconto. Allora guardate, vorrei concludere perché non voglio portarla alla lunga, perché non c'è più niente da fare. Io sono mortificato per tutti gli anni che ho cercato di condurre praticamente sui binari l'attenzione, perché non è che sia l'amministratore economico finanziario capace più di qualche altro, assolutamente no, l'attenzione su quello che doveva essere la redazione di un bilancio, le previsioni di spesa reali, non quelle fittizie, non quelle stratosferiche, le previsioni, diciamo, attendibili. Allora in quest'aula io ho sentito da anni, mi riecheggia ancora negli anni, non voglio assolutamente tediarvi, ma la capacità, la Ferrari, Agropoli è una Ferrari, bisogna avere l'autista bene, capace. Bene, signori miei, con tanto amore e tanto affetto vi dico che voi non siete in grado nemmeno di guidare una Pecar. Avete rovinato, avete portato al collasso economico la nostra città. Grazie, consigliere. Cerchiamo di chiudere, consigliere. No, l'unica cosa, una domanda al dottore Fortunato, no? Perché il dottore Fortunato prima diceva, ma quasi ripreso, dicendo che stavamo sbagliando a dire che il bilancio non era stato fatto nei termini. Leggo a pagina 6 della relazione. Non ho detto questo, no, però mi permetta che legga che cosa hanno scritto loro, perché questo hanno scritto: l'ente ha gestito in esercizio provvisorio, l'ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023. L'ente non ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione. Ancora, l'ente non ha adottato un piano triennale di razionalizzazione delle spese per il corrente esercizio in virtù di quanto disposto all'articolo 1,905 della legge 32/2018, che ha previsto la semplificazione tra cui la presente. Quindi, caro dottore, non è che stavo dicendo qualcosa no, di no, ma assolutamente non è che io voglio, rinnegare quello che ho scritto io, hanno scritto i miei colleghi, assolutamente. Noi l'abbiamo messo per iscritto, guardi. Quindi non stavo dicendo qualcosa di che lei mi ha ripreso, che non ma lei mi ha frainteso, evidentemente, perché non ho detto lei ha scritto questo. Il consigliere Botticchio mi chiede di rispondere. Dottore Fortunato, io ci siamo visti l'altra mattina, lei ha detto che mi avrebbe risposto in consiglio comunale, io ho dato questa, si ricorda? Mi è stata notificata, sì. Ah, però io volevo l'intervento qua pubblicamente. Ma di cosa? Su cosa volevo? Su questa richiesta che ma io. Ma lei le domande le ha fatte, se non vado errato, perché mi è stata. No, se ci sono, vabbè, andiamo alla pratica. Ci sono debiti fuori bilancio. Avete riconosciuto tutti, ci sono debiti fuori bilancio. Abbiamo fatto una relazione, un verbale. No, dica sì o no, perché noi vogliamo. Ma è chiaro che c'erano i debiti fuori bilancio e loro li hanno sanati, hanno scritto a fondo, anziché 787, hanno scritto 850.000 euro di fondo contenzioso per i debiti fuori bilancio. Vabbè, poi mi piglierò tutte le cose. Ma gli è stato risposto, consigliere? Parte no, vabbè, ma lei non intervenga, perché lei non è interrogato. No, dico, posso fare una domanda? Ma guardi che qua lei ha i diritti posso che ho fare io. Una domanda? Lei quando... Ma gli è stato risposto da parte dell'ufficio? Non ho capito. Le funzionari finiscono la risposta. Io sto parlando col dottore Fortunato. Sì. Lei perché interviene tecnicamente? Posso fare una domanda? Parliamo dei debiti fuori bilancio. E le dica lei. E allora gli dica lei. Gli è stato risposto da parte non ho capito. Del consigliere. Il dottor
non di Fronzo, come si chiama, Fortunato, mi ha detto le risponderò in consiglio. Io ho chiesto la risposta, perché lei tergiversa, vuole fare altro, vuole buttare tutto in caciara, gli conviene buttare grazie in caciara? Consigliere Botticchio, grazie. Non gli conviene, perché grazie. I debiti fuori bilancio ci sono. Allora, l'assessore Mudalipassi fa un chiarimento. Solo una cosa volevo dire alla signora Botticchio, noi abbiamo rilevato i debiti fuori bilancio. Quindi ma io volevo questo, che lei dicesse questo, e lo ha detto, e mi sta bene, la ringrazio e buona serata. Prego, assessore Mudalipassi. Sì, volevo precisare che quando ho introdotto l'argomento all'ordine del giorno, quindi quello che verrà approvato, oltre all'approvazione del bilancio armonizzato 2021-23, riguarda anche l'approvazione del DUP 2021-23, e contestualmente si dà atto che con la presente DIF sono approvati i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18-2020, articolo 107 e dell'articolo 193 del TUEL. Grazie. Grazie. Passiamo alle votazioni. Prego, consigliere Di Biasi. Mi chiede la parola il consigliere Di Biasi. Buonasera a tutti. Presidente, sindaco, assessori, consiglieri, chi è presente e chi ci ascolta. Se mi è consentito, però, volevo fare un'altra precisazione al primo intervento del consigliere Botticchio, dove qualcosa la condivido, con contenuti magari un po' diversi, qualcosa la condivido. Ma tornando al palazzetto dello sport, al palazzo di concilio, si continua a dire che si tratta di manutenzione, ma non è solo manutenzione, anzi una piccola parte riguarda la manutenzione, ma gran parte riguarda il nuovo impianto di condizionamento climatizzato, che non c'era, quindi è una cosa in più che viene data e fornita al palazzetto per fare più servizio e farlo lavorare meglio, visto che il palazzetto dello sport veramente ha lavorato tanto e ci ha permesso di fare tantissime cose, anche nei periodi dove magari prima non si poteva fare niente. Quindi non facciamo passare l'intervento come una semplice manutenzione, perché se poi pensiamo che le pareti che verranno sostituite con pannelli che saranno belli da vedere, faranno scena, queste cose, non mi sembra che si tratti di manutenzione. Manutenzione facciamo un po' col tetto, perché ci sono state delle infiltrazioni, facciamo qualcosina sugli spogliatori, ma tutto il resto è un lavoro in più che prima non c'è, una volta per sempre, perché anche sui social, non dal consigliere Botticchio, devo dire la verità, ma da altre persone, ho letto che di nuovo manutenzione, un impianto di 10 anni, e quindi non è proprio così. Se non sbaglio, quasi il 70% dell'investimento va su nuove cose. Detto questo, torno all'argomento del bilancio, che è quello un poco più importante, anzi importantissimo. E in un momento complesso come questo, noi amministratori tutti siamo qui oggi, appunto tutti quanti presenti, perché abbiamo il dovere di gettare le basi e di cominciare a programmare e a far riprendere l'attività seria dell'amministrazione subito dopo la fase post-pandemica. E oggi ci troviamo qui a votare qualcosa di importante, e ne voglio ringraziare gli uffici, che i revisori, che tanto ci hanno lavorato. Ci troviamo a votare, dicevo, un bilancio previsionale che riguarda i prossimi 3 anni, quindi oggi abbiamo la possibilità di poter dare quelle risposte che, come diceva il sindaco prima, non siamo riusciti a dare sempre ai nostri concittadini, alla nostra città, dalla semplice manutenzione, anche se importantissima e fondamentale, a tutti gli altri servizi che magari sono andati calando in questi ultimi periodi. Ma è proprio qua che deve intervenire un atto di responsabilità da parte della politica. E come diceva il sindaco, perché è vero, a prescindere dalle chiacchiere, dalle fortissime incomprensioni che ci sono state anche tra di noi, questo non vuol dire che da domani mattina, da stasera, rose e fiori, anzi, ma abbiamo il dovere di dare un servizio noi ai cittadini. Una preghiera, sindaco, quindi sto annunciando il mio voto favorevole al bilancio, una preghiera di una piccola considerazione,
Noi 4 anni fa abbiamo avuto un grandissimo risultato elettorale dove la gente ci ha dato fiducia e ci ha messo in mano, brutto il termine, però forse è quello adatto, il comune per cercare di amministrare al meglio questa città. Ma ce l'ha dato per i grandi successi che si sono avuti, e gran parte di noi eravamo anche nelle passate amministrazioni, con proprio le passate amministrazioni che tanto ha fatto bene per questo comune. E le amministrazioni precedenti hanno fondato la loro forza proprio sull'ascolto della città, alla città, e con la programmazione, e poi con il coraggio di fare scelte. Quindi, in maniera tranquilla, in maniera vera, sincera, noi come gruppo siamo qui disponibili per qualsiasi aiuto, per qualsiasi idea, per qualche suggerimento dove tu o l'assessore riterrà opportuno che ci possa essere da me o da qualcun altro. Io parlo con il noi, perché insieme al Partito Democratico comunque ci confrontiamo spesso, e quindi e questo è il momento di tornare ad essere uomini, ad essere amministratori e a lavorare, lavorare, lavorare. La politica degli ingiugi, come dici spesso tu, lasciamola agli altri. Grazie. Io vorrei rispondere al consigliere Botticchio, non glielo posso consentire, la prego, perché ci sono altri consiglieri che devono intervenire. Ok, prego consigliere Marciano. Allora, consigliere Botticchio, allora anche io ho da dirti qualcosa. In effetti tu prima hai detto che avresti voluto guardare, o vuoi guardare in faccia, noi tutti i consiglieri che voteremo questo bilancio, perché ci assumiamo una grossa responsabilità. Per quello che mi riguarda, io voterò questo bilancio perché, allora, ho fiducia in questa amministrazione. Ho fiducia nell'assessore Mutalipassi e so che è stato fatto un lavoro, allora, perfetto, un lavoro fatto bene nell'interesse di tutti i cittadini di Agropoli. Inoltre voglio aggiungere un'altra cosa, in effetti, che questa votazione può essere comunque un momento di rilancio dell'amministrazione stessa per un futuro politico che può essere nuovo e più incisivo, e quindi ovviamente più favorevole e propositivo per la città di Agropoli. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Cammarota. Buonasera a tutti. Parlo a nome della lista Coppola. Abbiamo avuto modo di guardare il documento, anche perché non è il primo che approviamo, anche nei 4 anni precedenti l'abbiamo fatto, sapendo di tutti i sacrifici e gli sforzi che sono stati fatti, e sapendo sicuramente che tutto è migliorabile. Sindaco, noi esprimiamo un voto favorevole al bilancio, anche perché l'abbiamo più volte guardato, poi ringraziamo gli uffici, i funzionari, l'assessore al bilancio, che Roberto è una persona sempre disponibile, quindi manifestiamo il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Di Filippo. Buonasera a tutti, sindaco, assessori, consiglieri e cittadini. Dico innanzitutto grazie agli uffici. Quotidianamente siamo venuti in ufficio a chiedervi chiarimenti, spiegazioni, perché non è spesso materia nostra la materia di bilancio, per chi è tecnico, chi è avvocato, quindi chi è giurista, sono materie diverse. Vi dico grazie perché effettivamente quotidianamente ci avete dato risposte puntuali e ci avete reso una materia così complessa, anche normativamente parlando a livello nazionale, facile e comprensibile. Spero anche che i cittadini quest'oggi abbiano potuto capire l'impegno, la voglia, la volontà piena di tutta l'amministrazione nel voler dare un bilancio, che poi il bilancio preventivo è il sogno che noi vogliamo dare alla città per i futuri 3 anni. Quindi preannuncio un voto favorevole da parte del Partito Democratico. Lo preannuncio nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, sino quelle raccontate. Io mi permetto di raccontare quelle giusto normative, che ricitare quelle che hanno raccontato: il 2016, bilancio armonizzato, il vincolo normativo, ne cito uno su tutte, la legge Madia sulla legge sul personale, il fondo di dubbia esigibilità, che finalmente ho imparato e ho capito come funziona e quanto grava purtroppo sul comune di Agropoli, non solo sull'amministrazione, ma su tutta la città, sul cittadino che viene a pagare le tasse.
e sulla sentenza che è stata tanto oggetto anche di questo Consiglio Comunale del fallo, che è vero sì che alla fine ha coinvolto solo 380-360 comuni mi sembra, però è pur vero che all'inizio coinvolgeva 1400 comuni e le difficoltà con tanti amministratori locali, tutta la zona, io non mi sono trovato a parlare solo con il comune di Cicerale, ma anche con il comune di Giungano, stavano aspettando interventi normativi in merito per capire e per capire come approcciare al meglio. Quindi le difficoltà sì le abbiamo vissute. Noi Partito Democratico siamo stati sempre a fianco di questa amministrazione, abbiamo sostenuto tutti i bilanci. E mi permetto di dire, non me ne voglia l'assessore, che forse abbiamo votato bilanci anche con più criticità. Questo mi sembra in salita. L'abbiamo letto con attenzione, quindi voto favorevole, favorevolissimo da parte del Partito Democratico, con l'auspicio sì, che riusciamo a prevedere e programmare per la nostra città, a dare quel contributo in più che vogliamo dare. Certamente i soldi non sono tutto, però danno quello slancio fondamentale, importante, e delle volte, purtroppo per il bilancio armonizzato, siamo venuti meno. Quindi voto favorevole da parte del Partito Democratico. Giusto due chiarimenti, anzi una riflessione che abbiamo fatto col sindaco e con l'amministrazione. A giugno ci siamo ritrovati con il Consiglio regionale che ci diceva che ci avrebbe sostenuto in questo importante problema della Posidonia, che abbiamo discusso, tra cui Mario Pesco aveva dato anche delle suggerimenti che l'ufficio ha tenuto che ha accolto. E comunque a giugno ci hanno detto che ci arrivavano questi benedetti con 500.000 euro. E già a giugno noi amministratori, mi permetto, responsabili, pensavamo se ci fossero i tempi tecnici per poter svolgere tutte le procedure e risolvere effettivamente il problema della Posidonia. Il finanziamento ha continuato a tardare fino a luglio. A luglio non c'erano effettivamente i tempi tecnici per poter intervenire in tal senso sulla Posidonia. Non dico sono contento che è slittato, perché anche era il mio auspicio risolvere il problema della Posidonia per quest'anno, però devo dire anche la verità, sono contento che c'è la possibilità adesso, che abbiamo un anno davanti, di poter affrontare seriamente e fermamente il problema che è la Posidonia, e che i 500.000 euro non siano solo leviamo la Posidonia oceanica, ma che mettiamo in essere un'azione virtuosa che ci permetterà di non più avere il problema della Posidonia. Quindi un chiarimento. Un ulteriore chiarimento, mi permetto, non al consigliere Botticchio, ma in generale. I diritti che ricadono in concessione privata sono di competenza strettamente esclusiva del privato. Quindi il concessionario dovrebbe smaltire e pulire l'arenile. Tutto quello che è di nostra competenza ci impegniamo al massimo, qualche volta pecchiamo, ma qualche volta riusciamo anche a tenere la nostra spiaggia abbastanza pulita. Grazie mille, voteremo un favore. No, mi dovete dare un attimo solo. Grazie. Giusto un attimo, due secondi. Allora, caro Franco Di Biasi, 300.000 euro, e quanto costa sti impianto d'aria condizionata a sto Palaconci? 300.000 euro, un po' il tetto, ma su 300.000 euro che si fa un altro mutuo. Poi, caro Di Filippo, io vi apprezzo e vi ammiro, perché dire sono favorevolissimo a un bilancio morto, defunto, cioè un bilancio proprio morto, e che votate, io vi apprezzo, vi ammiro e ho tanta ammirazione, perché siete dei coraggiosi, e questo ve lo riconosco. Grazie consigliere Botticchio, grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Botticchio, Pesca, Abate. Astenuti nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, Abate, Pesca, Botticchio. Astenuti nessuno. Il Consiglio approva e si concludono gli argomenti. Vi auguro buona serata.